Buongiorno a tutti cari amici, siamo qui, nuovo incontro caffè con il ricercatore Emiliano Babilonia e con molti amici che sono venuti qui a questo incontro. Si parlerà di MK Ultra, controllo mentale, parleremo anche del nostro amico Salvo Mandarà, parleremo anche di notizie importanti relative ai prossimi incontri che noi faremo sul controllo mentale, sulle nostre ricerche, sulle nostre riflessioni. Poi avremo anche molte persone che vorranno capire e dedurre e sapere da noi le soluzioni. Allora, qualsiasi problema, prima di arrivare alle soluzioni, dobbiamo capire com'è il problema, analizzarlo, vedere tutti i vari risvolti e poi cercare di ipotizzare delle soluzioni, per quanto si possa, diciamo, effettivamente, pragmaticamente fare qualcosa. Prima stavamo parlando del fatto che della mancanza del nostro amico Salvo Mandarà. Ci vuoi dire qualcosa? Certo, Salvo è stato un personaggio incredibile, nonostante sia morto a 51 anni ha fatto tanto e molti si stanno, diciamo, prodigando perché tutta la sua videoteca, tutto il suo lavoro non vada perso, e questa è già una cosa positiva. Basta andare nella sua sterminata videoteca oppure ascoltare i suoi Mi scappa la diretta, che rimarranno immortali nella storia, spero, per capire molte cose sulla nostra realtà, cose che ovviamente non vengono spiegate dai media ufficiali e certo non troveremo a porta sui giornali di regime, insomma. Per cui ci rallegra il fatto che Salvo è immortale da questo punto di vista e rimarrà, oltre che nei nostri cuori, anche nella storia del web. Pensa che io lo conobbi nel 2013 al Vaffa Day di Genova, presentato da amici in comune. Alcuni erano parlamentari appena eletti, erano stati eletti da pochi mesi, di cui ho conservato ancora amicizie e buoni rapporti negli anni, e forse una delle prime cose sul signoraggio gliel'ho date io, proprio sotto i portici della Piazza della Vittoria in Genova. Oltretutto lui l'ha immortalata quella prima intervista che ci siamo fatti. Era il giorno prima, quando la sera stessa è successo un fatto strano, no? Che altri amici di amici, non necessariamente dentro i 5 Stelle, venne fuori una cosa interessante, perché tutti eravamo un po' meravigliati del fatto che Grillo, pur essendo stato allievo di Auriti, pur avendo parlato di proprietà della moneta, della truffa, del signoraggio, adesso che era capo di un movimento politico che aveva fatto il botto, vi ricordate, no? Nel 2013 nessuno avrebbe scommesso che il Movimento 5 Stelle mandava 160 tra senatori e deputati al Parlamento, non ne parlasse né nel programma né a livello proprio di propaganda. E un amico disse: beh, per forza non ne può parlare, è stato minacciato. Io rimasi di cioccolata e dissi: ma come minacciato? Sì, dice, c'è un video dove lui lo ammette. Dico: ma come, è un video? Dov'è? Sei su internet, su YouTube? No, ti do io la chiavetta. Il giorno dopo, domenica, dove c'era tutta l'apoteosi della vittoria 5 Stelle, selfie, tutti battevano le mani ai nuovi rappresentanti dei cittadini, uno vale uno, no? A quei tempi non esistevano ancora i leader, non c'era ancora Di Maio e Di Battista che andavano in televisione, cominciava un po' la taverna a fare la passionaria, a fare le sue, diciamo, esternazioni in Parlamento contro Berlusconi, contro il vecchio sistema, eccetera eccetera. Allora mi arrivò sta chiavetta dove c'era un video dove un signore alla fine del tsunami tour, nelle varie comizi che faceva Grillo in piazza prima delle elezioni, gli chiedeva perché non parlava più di signoraggio. E Grillo, questa domanda gli è stata fatta tante volte, basta andare in rete, si trova un sacco di materiale dove la gente gli dice, quelli che hanno capito, scusa, ma perché non parliamo di signoraggio? Ci prendiamo in mano la moneta, azzeriamo il debito e facciamo ripartire l'economia e viviamo tutti felici e contenti. No, è semplice. Oltretutto sei stato allievo di Auriti, lo spiegavi negli anni 90 nelle tue conferenze, adesso hai un partito, c'hai un programma, non ne parli, com'è sto fatto? E Grillo, quando gli fanno questa domanda, basta andare a vedere in rete, ci sono vari cittadini che registrano tutto con lo smartphone, dice sempre che i tempi sono cambiati, Auriti fa parte di un vecchio mondo, la gente non capisce, la moneta debito è un concetto complicato, sai quanto mi ci vuole a spiegare la moneta, la piazza, la gente, insomma super cazzo, no?
Questo vecchietto lo incazza e lui alla fine dice: ma secondo te perché non ne parlo? E il vecchietto dice: mafia, no? E lui sotto dice: sono stato minacciato, no? Poi non si sente bene, lo dice proprio, magari non si rende conto che è stato registrato. Io quel giorno lì, appena avuto sto file, che poi è andato in rete, adesso si trova, basta digitare Beppe Grillo minacciato, lo trovate tranquillamente, trovai la taverna. E in mezzo a tutta sta gente, sorridente, facciamo il botto, apriamo il Parlamento come una scatoletta. Gli dissi preoccupato: ma sai che ho avuto una brutta notizia, ho la prova documentata che Grillo è minacciato, lo dice lui, lo confessa. E la taverna, invece di dirmi come avrebbe fatto una persona normale, tipo: ma figurati, non ci credo, ma non è possibile, oppure fammi vedere una cosa importante, dammi i riscontri, fammi capire. Mi disse: a questo mondo chi è che non è minacciato? Già la cosa mi fece cadere i cosiddetti, no? Le ginocchia, per dire. E quindi lì cominciò poi tutta una serie di indagine personale per comprendere finalmente, dire: adesso ci sono 160 cittadini onesti, non condizionati, non legati alle lobby e anche liberi della serie. Ancora si credeva che uno valesse uno, no? Vediamo un po' di cominciare a istruirli, a spiegargli come funziona la Matrix. E alcune soddisfazioni me le sono tolte, posso fare pure i nomi e i cognomi, con Alessio Villarosa, che siamo ancora in contatto, che è Commissione Finanza, con Pesco, con lo stesso Alessandro Di Battista, che poi vi spiego anche come, e con la Tiziana Ciprini. Con la Tiziana Ciprini, che ai primi tempi, anzi, mi chiedeva, si fidava, insomma, mi chiedeva anche alcune spiegazioni su come funzionasse il sistema. Una volta fece un discorso in Parlamento con la mano dentro la giacca, a mo' di simbolo massonico, me lo disse: ma perché? Fai così, così dai ancora più voce, perché tanto chi vuoi che ci segua, no? Non è che... Anzi, io gli avevo suggerito di fare una cosa interessante, dico: ma perché non la date in televisione? Dai vari show inutili in diretta, tipo Ballarò, Piazza Pulita, Matrix, queste cose qua. E poi quando siete sul più bello in diretta, che non vi possono cancellare, spiegate appunto alla telecamera che questi talk show non spiegano niente, di spegnere la TV, di accendere internet e di portarvi un cartello dove mettete un indirizzo www dove la gente si può collegare per capire, per esempio, la storia. Ci sono dei vari documentari interessantissimi su internet che spiegano proprio, per esempio, la storia della moneta, o appunto come funziona il meccanismo schiavizzante, no? Che ci fa sentire liberi, invece siamo ancora sotto, perché noi siamo peggio che il Medioevo. Cioè, nel Medioevo il servitore della gleba pagava la decima, cioè pagava il 10% di quello che era il suo reddito, diciamo, agricolo. Adesso noi paghiamo il 70%. E quindi questo già ce lo dice lungo come ci stanno fottendo senza che neanche ce ne accorgiamo, no? E quindi in questi anni mi sono reso conto che, poi facendo anche altre indagini, per esempio capendo com'è possibile che un movimento in Italia prenda 9 milioni di voti, no? Partendo dal basso, senza organizzazioni, senza finanziamenti, come si chiama adesso, crowdfunding, anche un'altra cosina, no? Dicevamo prima, quando su internet una cosa ve la danno gratis, state attenti, perché la merce siete voi, sarete voi venduti, comprati, scambiati, svalutati o eliminati. La seconda cosa importante è che se un partito non è funzionale al sistema, non lo fanno crescere. Ci sono vari esempi nella storia, per esempio l'unico partito che parlò di signoraggio, di proprietà moneta, a parte la destra, che ne parla da anni, Casa Pound, Ezra, sotto, diciamo, l'auspicio di Ezra Pound, che fu uno dei primi a parlare proprio di signoraggio, o Forza Nuova, ne parlano, ma nessuno presenta dei programmi seri. E diciamo, un partito che arriva a diventare il 20-30% delle forze, il primo e il secondo partito, non può essere contro il sistema. Nell'elezione del 2013, se vi ricordate, c'era Magdi Allam con un partitino che si chiamava Io Amo l'Italia, che a parte cavalcare, diciamo, l'ideologia cristiana, antislamica, eccetera, parlava appunto della truffa del signoraggio. Quanto ha preso? Lo 0,3%. E se avesse preso 2, 3, 5, 10, l'avrebbero fatto fuori. Ma questo fa parte della storia. Quando si capisce come funziona la storia, si capisce, per esempio, perché la Rivoluzione Francese ha avuto successo, perché
hanno fatto fuori Romanov. Romanov era l'unica monarchia europea all'inizio del Novecento che aveva ancora la zecca imperiale, cioè non avevano ceduto il monopolio della stampa monetaria a dei privati. Che poi, attenzione, parlare di ebrei è sbagliato. È come odiare i siciliani perché 4-5 famiglie hanno il commercio mondiale della droga che distrugge la vita a tanti giovani nel mondo. È assurdo, no? Noi dobbiamo capire che anche gli ebrei sono vittima, come tutti gli altri popoli, del sistema internazionale. E dobbiamo fare i nomi e cognomi, cioè di famiglie non ebree, maschie e nazite, che sono, diciamo, un filone. E come, per fare il paragone con la Sicilia, noi non possiamo odiare tutti i siciliani, ovviamente, il 99% dei siciliani sono brave persone, anche se vittime della mafia. Dobbiamo prendercela con le famiglie che gestiscono il sistema, e Irina, i Badalamenti, questa gente qua, i Mattia Messina Denaro. Ecco perché è giusto parlare di famiglie schienazite, fra cui ci sono i Rothschild, quelli più conosciuti di tutti, i Rockefeller, i J.P. Morgan, i Warburg, i Schiffing, che poi anche lì, facendo una disamina storica, non sono neanche quelli al vertice del sistema mondiale, perché sui Rothschild trovi centinaia e centinaia di pagine, e quando una cosa appare non è quella. Il sistema ha mille, come dire, livelli di protezione, e anche ha già calcolato i piani B, i piani C per rottamare certi livelli di potere, darli in pasto al popolino e cambiare tutto per non cambiare niente, i capi espiatori. È come se noi, avendo una visione lungimirante della storia, negli anni 30 fossimo andati a trovare Pertini al confine, incarcerato come terrorista, come antistato dal potere fascista dell'epoca, e gli avessi detto: ma non ti preoccupare, guarda che tanto quando il potere vero cambierà il sistema, rottamerà il fascismo e farà cambiare il sistema, no? Anglo-americano, tu diventerai presidente della Repubblica, nessuno ci avrebbe creduto, no? Eppure questa è stata la storia. Io tante volte a Salvio dicevo: tu non ti preoccupare, arriverà magari un giorno un emissario che ti batte la mano sulla spalla e ti dice: perché non vieni a lavorare per noi, visto che adesso la gente ha avuto un certo risveglio e tu sei utile alla nostra causa. D'altronde è la storia di Grillo. Grillo negli anni 90 cosa faceva? Apriva i suoi spettacoli spaccando i computer con una clava, poi parlava di geoingegneria, volgarmente dette scie chimiche, parlava di Big Pharma, parlava di vaccini, adesso sentite l'elettromagnetismo d'antenne, certo, di inquinamento wifi, queste cose qui, no? Adesso avete sentito che pare queste cose? No, la concentrazione è sui privilegi della casta, sui vitalizi, su mafia capitale, cioè su rubagalline, no? Quelli che si mangiano le briciole. Come se un parlamentare che si piglia 20.000 euro e va in pensione a 50 anni con 5.000 euro, 10.000 euro al mese, è la causa dei mali dell'Italia. Cioè, ma non è così. Beh, è chiaro, questo è lo specchietto per la lode, per i fessi, per creare un binario morto dove indirizzare il dissenso, il risveglio, e portarlo su tematiche ininfluenti, su battaglie dal punto di vista etico anche giuste, ma che non cambieranno assolutamente la realtà. Ecco perché chi vuole veramente, come dire, fare controinformazione, deve anche capire tutti questi trucchi di distopia, come la chiama Don Mills, no? Di far vedere una cosa per non farti capire niente. E non farsi strumentalizzare. Da una cosa a un'altra, ma la radio adesso De Salvo manderà la trasmissione, chi la seguirà? Ma questo anche per rispetto di Salvo, si è parlato anche con parenti, cioè quelli che erano vicini anche alla sua opera, che poi erediteranno un po' anche tutto quello che sono i suoi, diciamo, copyright anche da un punto di vista legale. No, non si pensava di poter dare a qualcun altro la prosecuzione, i figli non sono interessati. D'altronde nessuno sarebbe neanche in grado proprio di gestirla tecnicamente, perché era una sua creatura, e poi non sarebbe neanche, come dire, rispettosa la sua memoria. Tutt'al più potremmo mettere magari l'ultimo video delle sue esequie e basta nel suo canale, poi conservare, pagare il server in futuro, in modo tale che tutto, appunto, la sua videoteca, tutto il suo patrimonio non venga perso, perché lì ci sono tante ore e ore di registrazione. Ma poi era fantastico, Salvo, io mi ricordo, mi scappa la diretta, perché lui ogni tanto accendeva la televisione e poi la mattina, quando andava al lavoro, quando era ancora impiegato alla multinazionale elettronica, parlava di quello che aveva visto alla televisione, e una volta ne uscì in maniera spassosissima, disse: ho visto
ho visto un talk show di quelli tipo Agorà, sai, quelli che fanno la mattina, no? E ho visto il senatore PD Colalinno, il figlio di Colalinno Senior, il noto manager, quello che doveva salvare l'Italia con le cordate, quello che era legato a Tronchetti Provera, e che ha detto delle cose stupefacenti, e io ho detto: questo qua non è un politico, questo è un grande attore, ma perché non pensi di andare a Hollywood? Avresti, perché dire ste cazzate così, dice, e dirle così bene, non sei neanche un cazzaro, sei un grande attore, no? E quindi, ma lo diceva serio, con un amore sconfinato, perché Salvo aveva incarnato proprio un comandamento cristiano, amava tutti. E poi su Di Battista era fantastico, perché quando lui lanciò pragmaticamente, effettivamente, una campagna di denuncia alle banche, perché è inutile chiacchierarcela e fare tutti i discorsi fra di noi, no? Se, come diceva lui, nessuno è disposto a mettere in gioco neanche una fettina di culo, che cosa stiamo a fare? Lui si licenziò, non pagava più bolli, non pagava più tasse, denunciò tutte le banche, perché lui aveva due mutui addirittura, e smise di pagare le rate del mutuo, e fece un'azione di boicottaggio. Cioè, non è che disse: io non vi pago più perché siete dei ladri, no, lui mandò una lettera a Unicredit, dove aveva questi mutui accesi, e fece una lettera che era di dominio pubblico, tutti lo potevano fare, dove contestava in 22 punti dell'irregolarità sugli interessi, sul fatto che la banca aveva creato denaro dal nulla col signoraggio secondario quando gli aveva prestato questi soldi, che questi soldi erano, non venivano dai depositi, ma appunto venivano da un'azione contabile scorretta, fuori legge, e qualora la banca gli avesse dato dei chiarimenti, lui avrebbe ripreso a pagare. Quindi non faceva un discorso di insolvenza, di difficoltà. Ovviamente la banca non rispondeva, e la cosa fantastica è quando gli arrivavano le telefonate di queste società di recupero, in cui la banca sua, l'Unicredit, mandava, subaffaltava il recupero dell'insolvenza, lui spiegava papale tutte le questioni, diceva: ma non vi hanno detto il motivo per cui io non pago? Non vi hanno spiegato? Adesso, dice, sono costretto a considerare voi responsabili di questa inadempienza proprio per legge, perché se non mi date risposta io faccio partire la denuncia, perché qua devo far analizzare tutto da un magistrato. E la cosa fantastica è che questi signori, quando è tutto registrato, e questa è la cosa bella, perché Salvo faceva un servizio pubblico, altro che la RAI, e questi recupero crediti, una volta spiegato e capendo che Salvo era a conoscenza del sistema bancario e sapeva dei particolari che quasi la maggioranza delle persone si ritiravano, e quindi poi dopo poco tempo gli arrivava un'altra subappaltatore e lui rifaceva la solita cosa, e questi scappavano tutti. Cioè, lui per non so qua 22 mesi non ha pagato il mutuo. La cosa interessante è che la banca gli mandava i solleciti, no? Di tutti gli arretrati, le rate non pagate mensili, e io dicevo: ma queste ti mando una raccomandata. Ma che raccomandata? Mi date le lettere normali? Cioè, allora, dal punto di vista legale non c'hanno manco valore, perché se uno ti manca un'intimazione di pagamento e non te la manda come PEC o come raccomandata, valore legale è nullo, perché anche loro sapevano che non potevano compromettersi. Cioè, la banca lavora sul gioco che noi ignoriamo come funziona il sistema. È come se ci tenessero ancora quel vecchio sistema tolemaico e ci facessero calcolare le orbite con la Terra al centro e il Sole e i pianeti che girano intorno, no? La Terra piatta, tutti con questa Terra piatta. Con la Terra piatta poi sarebbe da fare un discorso lungo. Ti volevo chiedere un'altra cosa: ma chi aveva minacciato Peppe Grillo? Allora, su questo non si sa, Grillo non fa i nomi. Ovviamente, colletti bianchi. Allora, ovviamente, pensate una cosa, no? Quando Grillo faceva veramente controinformazione e spiegava alla gente dei meccanismi importanti in cui ci schiavizza il sistema, appunto a cominciare dalla moneta debito, dalla truffa del debito pubblico, del signoraggio, vaccini e, diciamo, inquinamento dei cibi, dell'atmosfera, appunto con la geoingegneria. Così entriamo nel controllo mentale, MK Ultra, ARP, entriamo nel discorso. Esatto. Che cosa successe? Che Grillo era, se vi ricordate, era uno dei siti, dei blog
più cliccati al mondo, cioè faceva 500.000 visualizzazioni al giorno. Ecco perché l'elite si è interessata a lui e gli ha detto: qua è bene che ti metti a lavorare per noi, perché hai mosso parecchio le coscienze, non sei uno normale. Ma questo è sempre così, finché diciamo fai pochi numeri l'elite ti può anche tenere, no? Ti può prendere esempio di alternativo, di cazzaro, di complottista. Però quando hai un tipo di, diciamo, di comunicazione che fa breccia, allora comincia a essere pericoloso, o ti fanno fuori, hanno mille modi per fregarti. Per esempio Francesco Amodio, non so se lo conoscete, no? Uno che ha fatto, è un napoletano, ha fatto un'azione molto importante, proprio di divulgazione, ha sputtanato le Iene come finto giornalismo d'inchiesta, ha scritto diversi libri, ha fatto delle petizioni contro l'Unione Europea, eccetera. Ha scritto delle lettere bellissime a Casaleggio, i primi tempi, quando ancora non si capiva come funzionava il 5 Stelle, sembrava che potesse essere veramente un movimento alternativo, pulito, non manovrato così dall'alto. E poi alla fine si è ritirato, ha avuto delle minacce anche lui, ha detto: io non mi va di fare il salvatore della patria, l'eroe inutile, vedo che ormai il livello della gente è ancora immaturo, e quindi, come dire la napoletana, chi mo fa fa, di fare il Don Chisciotte contro i mulini a venti e rimetterci. E quindi lui ha lasciato, diciamo, l'azione divulgativa e si è ritirata a vita privata. Ma questo è un classico. Voi pensate, perché poi non c'è da inventarsi niente, basta vedere la storia, avere un minimo di memoria storica e capire certi meccanismi, no? Nella storia il sistema è come un casinò truccato. Noi abbiamo a mente, vediamo Matrix e pensiamo che ci sia una pillola blu, il film, ma pensiamo che ci sia una pillola blu e una pillola rossa, no? Una pillola che ti fa entrare nel sistema perché magari sei un utile idiota, uno che pensa che il governo, il sistema è fatto per il nostro benessere, perché ci vuole bene, e quelli invece rivoluzionari, risvegliati, che invece credono che il sistema va combattuto. Invece il sistema è ancora più furbo del film. Il sistema te dà tre pillole, te le dà blu, rossa e arcobaleno, no? E tutte e tre le pillole non ti portano a niente, non ti portano a un risveglio, ti portano a vari livelli di zombie, no? Di rincoglionimento. È un po' come il casinò, che tu pensi che puoi vincere perché se punti rosso o nero c'è l'alternativa, no? Invece il banco controlla il rosso, il nero e anche il verde quando viene fuori lo zero, quindi non c'è possibilità. L'unica è uscire dal banco, cioè non dare forza all'elite, al sistema, e veramente come dire, uscire da qualsiasi tipo di consenso e di appoggio. Io lo dico sempre a tutti: noi saremo di fronte a un bivio fra qualche tempo, quando il sistema crollerà veramente, lo faranno crollare per instaurare la dittatura mondiale. Infatti anche la strategia del Bitcoin è una strategia che ci porterà a uno sconquasso. Intanto la gente è come i pusher, no? La prima dose te la danno gratis, ti assefia all'eroina, a cosa, e poi dopo ti tocca pagarla e diventare assuefatto e dipendente. E quindi queste cose adesso ce le fanno vedere come il bastone con la carota e l'asino che la rincorre. Dopo creeranno una crisi mondiale disastrosa, faranno crollare il sistema, tipo in Grecia che non potevi più ritirare i soldi al bancomat fino a 60 euro, ma una cosa ancora peggio. E quindi instaureranno poi la moneta virtuale per far ripartire l'economia, se no moriamo tutti di fame. E questo sarà l'implementazione perfetta del nuovo ordine mondiale. Ma bisogna anche mettere tanto di cappello, perché il sistema è bravo, no? Perché sfrutta sempre la paura, la coglionaggine e l'avidità soprattutto, no? Già la prima cosa da capire è che è immorale pensare che coi soldi tu puoi fare dei soldi. Però è il Pinocchio che si affida al gatto e alla volpe, e chi si affida al gatto e alla volpe se è ancora Pinocchio, cioè il bambino che se è ancora un burattino, non è ancora messo giudizio, non sei ancora un bambino in carne ed ossa, sarai soggetto a che ti mangeranno fuori tutto, altro che interessi, ti fanno fuori anche il capitale. E quindi molto, è un discorso definito. No, scusate, io poi parto a ruota libera, non vorrei tenere banca. È bene che parli. No, volevo parlare di un altro discorso, sentire le tue opinioni sul fatto del controllo mentale, sull'MK Ultra, armi, scie chimiche e tanto altro. Così poi daremo anche la parola a delle testimonianze dirette di manipolazione e controllo delle masse attraverso queste tecnologie. Guarda, io ti dico solo la mia, poi
sono tematiche, a essere sincero, che non ho approfondito tanto perché le considero di nicchia. Cioè, se voi ci fate caso, il programma MK Ultra, come anche il programma ARP, erano programmi molto, diciamo, finanziati negli anni 60 e 70. Poi anche la CIA, insomma, quelli, gli enti preposti, i think tank che ci lavoravano sopra, hanno un po' lasciato perdere. Perché questa gente qua investe su vari sistemi di controllo, hanno capito che, diciamo, i costi benefici erano ridotti, cioè dovevano investire tanti soldi per avere un ritorno poco diffuso. Infatti, secondo me, l'elite non ha bisogno dei sistemi di MK Ultra per fregarci, per condizionarci. Basta la semplice propaganda, basta controllare internet. Per esempio, una cosa che nessuno riflette, se voi ci fate caso, quando uscì internet, ancora negli anni 2000, così, quando non era ancora potente, quando non c'era ancora internet nei telefonini, no? E esistevano tanti motori di ricerca, c'era Altavista e Yahoo, e in Italia c'era Virgilio.it, che la facevano per la maggiora. Poi a un certo punto, non si sa come, arrivò Google, bello bianco, senza pubblicità, senza banner, senza spam, e si è fatto fuori tutto il resto, per cui uno non dice più vai a vedere sul motore di ricerca, ti dice vai su Google. Questo perché? Perché nel momento che io controllo Google, controllo il social network che va per la maggiore, che è Facebook, e ciò, pensate un po', i telefonini a impronta digitale, quelli della CIA ridono, pensa a sti coglioni che non dobbiamo neanche arrestare e schedare, ci danno la loro impronta digitale direttamente col loro telefonino, no? Oppure addirittura la retina con riconoscimento facciale, no? Cioè è l'apoteosi del controllo, per cui non c'è da investire in processi complessi come possono essere l'MK Ultra, che ancora avevano una valenza umanistica, perché lì dovevi lavorare sui corpi sottili, sulla ghiandola pineale, eccetera, eccetera. Li mandiamo un po' tutti a mangiare da McDonald's, gli diamo tutti i conservanti, cibo, sì, spazzatura, la pineale si secca e questi rimangono zombie senza neanche mandarli. Quanto riguarda la testa sanitaria? Sì, no, tu pensi l'ARPA, no? Il famoso ettari di antenne che stavano in Alaska, no? Che consumavano megawatt, non esiste più, è stata smantellata. Ci sono dei video interessanti dove vedi dei poveri, tra virgolette, poverini, perché fanno tenerezza, attivisti che entrano in queste basi abbandonate, anche in Brasile, e abbattono tutte queste antenne, tutti contenti, no? Ma poi Relli, non c'è mica più un militare e hanno aperto le reti, le cose, proprio perché non hanno più bisogno. Adesso utilizzano i satelliti, le antenne manco gli servono più. Esattamente, cioè è come dire che uno se mettesse a rompere le antenne dei ripetitori della televisione dicendo uccido il sistema, ma la televisione ormai è un sistema obsoleto che non serve più, è stato già implementato come i giornali, come la radio, da internet, dai social, dal sistema che siamo tutti schiavi. E poi pensate solo, appunto, quando ci sarà la moneta elettronica, saremo tutti schiavi, il microchip diventerà, pensate solo un domani quando alle giovani generazioni, ancora più schiavi dei social network, di internet, di Google, del TomTom, del conto in banca digitale, ti diranno: oh, ma lo sai che il wifi hanno visto che fa male, per cui dovremmo abolire tutti i 4G, 5G, e l'unico sistema sarà il microprocessore, o te lo metti dentro la pelle, volevo dire in altro posto, e se no sei offline, non sei in linea, quindi come fai? Non puoi più neanche andare a scuola, non puoi più neanche pubblicare, non puoi più neanche comprare e vendere, e lì sarà la realizzazione perfetta dell'ordine mondiale. Esattamente. Allora, adesso che abbiamo fatto questo quadro tetro, no? Quasi ineluttabile, quali sono le soluzioni? Le soluzioni sono due, che poi sono pseudo soluzioni, perché poi il destino dell'umanità non sappiamo manco quale sarà, cioè c'è anche un imponderabile che nemmeno i vertici della piramide, le famiglie a schiena zitte, il Vaticano gesuita o ancora le famiglie monarchiche che contano, non pensate che i Windsor, i Borbone, questa gente qua non conti più, è come se contano e come? C'è qualcosa di imponderabile. L'unica cosa che può contrastare il nuovo ordine mondiale è la conoscenza, è la ribellione, è il fatto di, come dire, l'irriducibilità. Un domani arriverà il microchip obbligatorio e noi ci ribelleremo. È come, non so, se un governo ti obbliga.
È come se un governo ti obbligasse a fare la guerra perché, non so, c'è la leva obbligatoria e domani c'è la mobilitazione generale e tutti i giovani vengono arruolati, anche le donne. Il singolo può fare solo che obiezione di coscienza e dire no, io non ci vado, anche a rischio di essere fucilato e di essere passato come diciamo vigliacco, come disertore, no? Perché se ce ne saranno uno, 10, 100, 1000, 1 milione, lo Stato non ci può ammazzare tutti. Ricordatevi sempre che c'è un proverbio che dice: quando c'è un cartello di divieto e il singolo lo contravviene, si piglia la multa. Quando ce ne sono e può andare in galera. Quando ce ne sono 1000, viene tutto decubricato a oblazione fiscale e viene depenalizzato. Ma quando ce ne sono 1 milione che vanno contro quel cartello, il cartello viene tolto. Ecco l'unica azione che possiamo fare: divulgare e poi prepararsi un piano B. Io dico sempre, nel mio piccolo, piatevi una patente nautica, imparate ad andare barca a vela, metteteci su questa barchetta a vela un desalinizzatore, preparate le scatolame, fagioli, esche per pescare, eccetera eccetera, e al momento giusto partire e fare tipo Arca di Noè in piccolo, perché si salvi chi può, perché potremmo anche arrivare a delle condizioni estreme. Anche il piano Calergi, tanti ne parlano, no? Dell'invasione di tutta questa massa di derelitti dall'Africa. Che cosa sta implementando? Anche lì 1 più 1 fa 2. Cosa assisteremo in futuro? A una guerra interetnica, civile, se daranno lo ius soli, quindi tra italiani di vari, bianchi contro neri, islamici contro cristiani, tutto mascherato da guerra di religione, da guerra etnica, da guerra di civiltà. In realtà sarà una guerra di coglioni che saranno messi l'uno contro l'altro per fare un lavoro dei ripulisti, se non faranno scoppiare la terza guerra mondiale, se non faranno scoppiare una pandemia, come si vede in tanti film. Che ci vuole? Ci sono virus segreti mantenuti nei laboratori militari. Ah, un'altra cosa, le tecnologie segrete non le troverete mai su internet, neanche quelli sono dentro i laboratori militari. Pensate che le conferenze sulla fusione fredda, che annualmente vengono fatte tra scienziati ufficiali che seguono ancora gli esperimenti di Fleischmann e Pond dell'89, no? Nonostante la scienza ufficiale, quella diciamo di regime, consideri la fusione fredda una stronzata, una bufala antiscientifica, periodicamente questi scienziati, tutta gente che ha laboratori accreditati in università, non stiamo parlando di liberi ricercatori così dilettanti, vengono sempre seguite da 2 o 3 colonnelli del Pentagono. E già questa ce la dice lunga, no? Per cui se ci sono delle tecnologie extraterrestri, antigravitazionali, eccetera, tipo Area 51, queste sono tutte patrimonio dei militari, e se un domani una piccola parte ce la vogliono dare per implementare magari delle tecnologie mondiali, le manderanno fuori, come se un domani arriverà la scoperta del motore ad acqua, che esiste già, o del motore vibrazionale di Tesla, che esiste già da 100 anni, da quando Tesla l'ha inventato. Chiediamoci se questo non sarà utile al sistema e quanto siamo sempre anche noi degli utili idiota che ci rallegriamo che qualcosa sta cambiando per non cambiare niente, perché il Gattopardo ci insegna dai tempi dei Garibaldi e dell'annessione del sud al regno piemontese, perché quella è stata l'annessione, né più o meno come Hitler si è annesso l'Austria nel 38 per fregare l'oro dei Borboni, sapete la storia, no, del sud. Quindi ne vedremo delle belle o delle brutte, dipende se si creerà una massa critica di risvegliati, di persone che cambieranno il sistema dal punto di vista di coscienza, no? E qui noi dobbiamo fare il nostro e prepararci anche al piano B, prepariamoci anche al peggio, non si sa mai. Allora ringrazio il nostro amico che ha fatto una bellissima relazione, diciamo. Adesso voglio sentire una persona, un caro amico che praticamente è venuto qui per parlare e dare una sua testimonianza proprio sul controllo mentale, sul sistema MK Ultra, su come vengono attaccate le persone, le vittime, con queste tecnologie. Allora lascio la parola al nostro amico. Sì, buonasera a tutti. Io sono una persona di Roma che viene torturata, ormai massacrata, diciamo, dal febbraio del 2009, con una voce nella testa che mi dice le peggio schifezze e zozzerie.
Io ho scoperto delle armi psicotroniche soltanto nel 2014, quando appunto ho visto su YouTube hai visioni, senti le voci, non sei pazzo. Lì ho scoperto come funzionano queste armi, che praticamente tramite satelliti, radiofrequenze e frequenze elettromagnetiche. E prima sentivo questa voce e non capivo che come era possibile una cosa del genere, perché poi la sentivo solo io, e a casa mia la sento soltanto io, i miei familiari non la sentono. E poi ho capito chi era che mi faceva questa tortura maledetta, e dei criminali mafiosi, dei luridi criminali mafiosi che hanno conoscenze dovunque, nella polizia, nei militari, sono pieni di soldi e abitano dove abito io. E dove abito io loro non ci potrebbero essere, perché io sono una persona che abita in una casa popolare e loro non ci dovrebbero essere, invece ci sono, e hanno le macchine a 70.000 euro, come ha confermato la Guardia di Finanza. Quindi tutta la mia vita è controllata da questi mostri che entrano in casa mia, da questi esseri mostruosi che entrano in casa mia. Io sento questa voce dal febbraio del 2009 in casa, dall'estate del 2010 anche fuori, in quanto l'estate del 2010 è successa una cosa che poi ci ho ripensato due anni, soltanto nel 2014, quando ho scoperto appunto le armi psicotroniche. Quella notte dell'estate del 2010 io ho visto una persona accanto al mio letto, e poi la mattina mi sono svegliato come se fossi stato narcotizzato. E quella volta, quell'agosto praticamente è successo due o tre volte. Poi in quel momento non ci ho fatto caso, ma dopo, quando poi ho scoperto l'articolo di Omertini su Libero, sul sito internet Libero, che appunto parla che loro entrano in casa di notte e ti narcotizzano, e ho fatto 2 più 2, quindi da quell'estate, insomma, da quell'agosto del 2010 sento questa voce anche fuori. La prima volta che l'ho sentita era un parco vicino casa mia, è stata come un'onda del mare che si avvicinava, e mentre era in testa, praticamente io continuo a sentire dovunque questa voce, e a casa è un bombardamento terribile, fortissimo, e niente, che ti fa desiderare la morte. Ecco, posso dire questo, questo bombardamento, questa voce in testa ti fa desiderare la morte, è una tortura mostruosa, una cosa disumana, che questi esseri, mostruosi dovrebbero essere condannati a morte. E poi è anche difficile fare la denuncia, perché mi rendo conto che la gente, insomma, anche i giudici possono pensare che uno ha problemi mentali, ma non è così, perché io fino all'età di 34 anni non ho mai, ma dico mai, sentito voci nella testa, non ho mai avuto problemi mentali, assolutamente mai. E ripeto, non ho mai sentito voci nella testa, dal febbraio del 2009 in continuazione un bombardamento, e a casa mia la sento solo io sono il targeted individual, come appunto succede negli Stati Uniti, dove il problema è molto più esteso che qui in Italia. Ecco, e porto questa mia testimonianza. Posso darti un consiglio come risolvere pragmaticamente, effettivamente, il sistema? Allora, una volta individuati i personaggi, cioè questi che ti fanno queste torture mentali, hai due obiettivi. Prima di tutto ti devi schermare, quindi ti consiglio pratiche di meditazione, di concentrazione, di rilassamento, cose che ti aiutano, che evidentemente sei una persona ricettiva, e quindi è come uscire fuori e piove, se c'è l'ombrello sei riparato, se no sei soggetto alle intemperie, molto peggio. La seconda cosa, con meno dei 5 euro la risolvi, se sai chi sono questi personaggi, che sei visto anche le macchine da 70.000 euro, prendi una tanica di plastica da 5 euro, vai dal benzinaio, la riempi con 3 litri di benzina, quindi con 5-6 euro della casa. No, perché questo è il giochetto loro, dopo vogliono buttarlo giù. Anche a livello giudiziario. Aspetta. Ma la prima volta ci vai con una tanica piena di sciroppo Fabri, alla menta, quello verde, no? Che sembra la benzina verde. Arriva la persona che esce, gli spargi questo sciroppo sulla macchina, te procuri, sai, quei lanciafiamme per accendere da un euro dai cingalesi, no? E gli fai presente, senti, dice, siccome so che sei te, che sei potente, che sei paraculato, è inutile che te vado ai carabinieri, eccetera, ce la vediamo da uomo a uomo.
o la smetti di rompermi i cosiddetti, se no la prossima volta invece dello sciroppo Fabbri c'è la benzina verde e te brucio la macchina, te brucio la macchina, te brucio te con dentro la macchina, capito? Ma queste sono organizzazioni ben addestrate, dopo non attaccherebbero solo a lui, dopo attaccherebbero tutta la famiglia, come noi quando abbiamo fatto le denunce. Benissimo. Abbiamo avuto praticamente il doppio delle torture, degli attacchi. Anche loro hanno una famiglia, bisogna capire che cane non morde cane. Vi siete mai chiesto perché non ci sono infiltrazioni mafiose in Sardegna? La mafia è diffusa in tutto il mondo e in Sardegna, vi immaginate un picciotto che va a chiedere il pizzo a un esercente, a un artigiano, a un pastore, gli dice guardi lei ha bisogno della protezione, ci deve dare 200 euro al mese. Qualsiasi sardo di media evoluzione gli dirà guardi, se non esce entro due minuti da casa mia non trovano nemmeno le ossa, perché lascio tre giorni il maiale senza mangiare e lei sparisce, che lei sia il capo, il picciotto, il gregario, il tirapiede, non me ne frega niente. E se la rivedo, no qua dentro a casa mia ma nel mio paese, la incontro, lei fa una brutta fine. Ecco perché a mali estremi, estremi rimedi, no? Che senso ha? Tu dici ma bisogna avere paura, questa è gente forte, è gente mortale come tutti, e quindi cane, ripeto, non morde cane. A mali estremi, estremi rimedi. Non dico che uno si deve rovinare a compromettere, però a fargli capire che, voglio dire, come io c'ho una famiglia che mi possono fare ritorsioni, anche loro c'hanno una famiglia. Come io c'ho una macchina che me la possono bruciare, anche loro c'hanno una macchina. Anzi, la loro macchina vale molto di più della mia scassata, che c'ha 20 anni. Io credo che una volta che questa gente capisce con chi hanno a che fare, non cercano rogna, vanno a cercare altre persone più, come dire, minacciabili, più vulnerabili, e vissero tutti felici e contenti, secondo me, alla fine. Poi, okay, dai, però non è provato, così, sì, perché da quello che abbiamo capito noi dalle nostre ricerche, qui si parla che loro sono protetti da servizi segreti deviati, da militari deviati, cioè parliamo di società tipo XP2, XCladio, XStBM, sì, e quelli non è che gliene frega niente che lui mette un po' di benzina sulla macchina del vicino di casa, no, perché questi ci attaccano direttamente con queste tecnologie, c'è il rischio che ci creano ischemie cerebrali, trombosi, infarti. Guarda. Stefano Di Fecce Mirtillo, come voleva divulgare determinati segreti che gli aveva detto un ex, un figlio, un ex militare della CIA, due ictus e un tumore, e adesso non può neanche parlare, quindi dobbiamo dire determinate cose. Ecco perché quando io dicevo sull'intervista che magari Salvo ha scoperto qualcosa, che gli hanno detto qualcosa e che hanno potuto generare quel tipo di frequenza che gli ha creato praticamente la leucemia. Cosa ne pensi, anzi, no, di questa cosa? Allora, che ci sia un controllo, sì, ma bisogna un po' anche ridimensionare le varie, come dire, attacchi al singolo. Adesso la strategia, secondo me, operativa dell'elite non è più contro il singolo, anzi, ricordatevi sempre che quelli che contestano il sistema in un primo tempo, in un secondo tempo vengono riassorbiti. Quando Gandhi diceva prima ti contestano, poi ti censurano, poi ti imprigionano, poi ti ridicolizzano e poi alla fine vinci, non è che vinci perché hai sconfitto l'elite, è perché l'elite, una volta che il livello medio della coscienza collettiva si alza, ti ingloba e ti usa per creare la Matrix 2.0, poi la Matrix 3.0 e così via. Se sei veramente pericoloso e hai un seguito e non riescono a inglobarti, ti fanno fuori. Ma non credo che né Salvo né Felce e Mirtillo avessero, come dire, un seguito da muovere dei numeri. Ripeto, Grillo in tempi non sospetti è stato il capostipite e muoveva 500.000 click al giorno. Quelli sono numeri, 500.000 persone al giorno che ti entrano al tuo sito, capisci, l'elite è chiaro che l'ha attenzionato. Poi Grillo poteva fare l'eroe e spariva, poteva fare il venduto e passava dall'altra parte. Adesso è una situazione un po' ibrida, fa il minacciato, secondo me, e cerca di barcamenarsi tra, come dire, tra un coinvolgimento
e un altro che comincia a dire: io sono stanchino, ha messo via il suo nome dal sito ufficiale, ha lasciato tutto in mano, diciamo, a Gigino il Democristiano, come lo chiamava Salvo, da quando baciava l'ampolla e andava alle trilaterali, alle cene del Bilderberg, o a rassicurare a Boston i mercati finanziari, a rassicurare che non usciremo dall'euro, dall'Unione Europea, che la NATO non si tocca, cioè queste cose che ovviamente, d'altronde, chi ci va a fare di fare i martiri così per il popolo italiano? La cosa demoralizzante, che poi alla fine è proprio la gente che fa schifo, come diceva l'avvocato Marra. E se arriverà un cambiamento positivo per l'umanità, magari arriverà più che dalla base, dalla gente risvegliata che si oppone in maniera pratica, con la rivolta civile, col boicottaggio fiscale, con una serie di attività proprio antisistema, forse arriverà proprio dall'elite che, mossa a compassione, chi lo sa, o per un piano divino superiore, implementerà una rivoluzione reale, un pianeta verde, un qualcosa che non ci porterà alla servitù della gleba 2.0, come ne parla anche Barnard. Non so se avete seguito gli ultimi articoli di Barnard. Allora, che cosa ne pensi della sua soluzione? Beh, quella che vorrebbero i torturatori, nel senso che poi mi fanno passare le vittime così per pazzi, per persone da rinchiudere, è quello che vogliono loro, alla fine è quello, no? Che noi reagiamo in malo modo per farci incarcerare, farci mettere in struttura psichiatrica, e alla fine noi che siamo torturati da questi mostri maledetti passiamo alla parte del torto. E aggiungo che questa praticamente è il delitto perfetto, nel senso che la persona torturata da questa voce, da queste torture anche scosse, io ho subito anche scosse, proprio scosse elettriche, una volta mi hanno mandato la luce di notte fortissima, ma proprio mi hanno fatto anche saltare sul letto. È il delitto perfetto, nel senso che la persona non viene neanche sfiorata, la fai letteralmente impazzire. La fai letteralmente impazzire fino a quando lui resiste, e poi magari esplode. E succede anche, per esempio, come abbiamo letto, insomma, di questa donna che ha ammazzato i figli, oppure di altre persone che sono impazzite e hanno ammazzato la famiglia. Io per fortuna, grazie a Dio, mi ritengo la persona più forte del mondo, perché sono riuscito a resistere, resisto da 8 anni. Da 8 anni, no, è terribile, una cosa terribile. Abbiamo una domanda di un nostro amico che è venuto qui per stare con noi in questo giorno. Io vorrei capire la necessità del torturare un singolo, qual è lo scopo finale di questa aggressione così mirata? Allora, da quello che noi abbiamo capito, non è il fatto di torturare un singolo, loro vogliono sperimentare una sorta di tecnologia che spara delle frequenze e devono vedere degli effetti collaterali a lungo termine per poter manipolare i nostri ragionamenti e creare una destabilizzazione fisica e psicologica. Pensa se in Italia su 10 milioni di persone mettono il mal di testa o mettono delle malattie mentali. Questi 10 milioni di persone cosa fanno? Vanno a comprare farmaci, vanno dai dottori, vanno agli ospedali, e questi sono tutti soldi che entrano all'interno delle casse dello Stato. Se te metti una dipendenza da alcol, da droga o la dipendenza al gioco, che fanno queste persone? Vanno tutti quanti a giocare, vanno tutti quanti ad acquistare le droghe. E chi fa entrare la droga in Italia? Le droghe le fanno entrare le grosse famiglie, le grosse lobby che gli permettono di fare questo, ovviamente tutti coperti da questi sistemi, da queste tecnologie, perché la tecnologia dello spionaggio e del controspionaggio utilizza come base principale, oltre alla rete dati, i telefonini, le tecnologie che utilizziamo tutti i giorni, ma utilizza anche un sistema di rete satellitare che ci spia e controlla 24 ore su 24, cioè l'occhio di Dio che fanno vedere sul film Fast and Furious 7 è interfacciare la rete globale 24 su tutti, cioè ogni telefonino ascolta e vede tutto quello che noi diciamo, ma non è che il nostro telefono, basta che noi camminiamo per strada, loro sanno che siamo in quel punto, attivano gli altri telefoni, attivano gli altri dispositivi, ascoltano tutto quello che noi diciamo. È proprio questo che loro stanno creando.
Poi non è che ci deve essere una persona fisica che sta davanti al computer ad ascoltare, no, loro registrano tutto. Quando gli servirà di ascoltare quello che noi abbiamo detto, metteranno una persona fisica, ascolterà tutto quello che noi diciamo e prenderanno ovviamente le notizie, le intercettazioni ambientali, le intercettazioni telefoniche che a loro gli interessa, perché devono essere mirate. Ecco perché i politici che sono arrivati al potere l'hanno subito indagati, perché li devono fermare, li devono frenare. Ricattare, ricatto sessuale, vogliate, ci sono delle cose interessanti. Però io voglio dire, anche lì i rimedi... Ricordi Marrazzo? Ci sono i rimedi, certo, quei trans che sono stati morti, so se ci sono stati un sacco di omicidi. Cioè, scusa una cosa, Marrazzo, omicidi e suicidi dei trans, perché quelli avevano ripreso cose particolari. Ma chi avevano ripreso? Marrazzo? Quelli avevano ripreso chissà chi, altre persone importanti, magari persone della chiesa ecclesiastica, persone importanti politiche. Ma è il suicidio omicidio di David Rossi del Monte dei Paschi che è venuto fuori con le Iene ultimamente. Però i rimedi ci sono, non c'è da essere proprio pessimisti. Non volete essere spiati coi telefonini, è semplice, anche lì una spesa modica di 2 euro, 2,50 euro al massimo. Le comprate 15 metri di carta stagnola e vi impacchettate il vostro telefonino come fosse un panino al prosciutto. Avete presente? Non c'è bisogno, perché sapete che adesso le batterie non si tolgono più. Il cellulare spento continua ancora a essere connesso a internet. Però puoi staccare il microfono. Se stacchi il microfono non si sente più. Ripeto, basta infagottare con la carta stagnola il telefonino e nessuno vi può spiare, perché le onde... Sì, per carità, però se sei a casa tua e magari devi fare una chiacchierata e non essere... Io consiglio tutte vecchie tecnologie obsolete che non... Però con la carta stagnola, 2 euro di carta stagnola, 15 metri, ci infagottiamo il telefonino tutti, possiamo anche tenerlo acceso. Modalità aereo, anche modalità aereo. La domanda qual è? Anche se si mette in modalità aereo. Anche se lo spegni il telefonino continua a essere connesso. Sì, ma quella era l'unica escamotage che c'era all'epoca, no? Il fatto di togliere la batteria. Certo, ma anche, voglio dire, già nei programmi di Windows negli anni 90 ci sono delle kernel che ti entrano dentro il tuo programma, ti fanno quello che vogliono, cioè. Ma voi pensate, uno che si mette a fare politica seria, no? Voi sapete le quattro leggi del potere, non so se avete mai pensato come funziona il potere, no? Allora, il potere lavora al primo livello col 95% della popolazione, no, forse un po' meno, insomma, 90% della popolazione è sensibile al denaro, è corruttibile e quindi la compra e la corrompe col denaro. Una minima parte di persone oneste la corrompe con molto denaro, cioè aumenta la cifra. Poi c'è una minoranza ancora di persone incorruttibili, perché magari sono già ricche di loro, non sono sensibili al denaro. E queste persone però hanno anche una famiglia, degli affetti, dei figli, no? E gli mandano l'emissario, gli dicono che ci sono dei pirati alla strada, che tuo figlio esce tutti i giorni alle 8 da quella scuola, che questi pirati sono talmente cattivi che non solo ti investono il figlio, ma fanno la retromarcia, così sono sicuri che te lo spiaccicano per bene. E se sei ostinatamente incorruttibile, cosa fanno? Ti fanno fuori, ma non necessariamente come Falcone e Borsellino, con attentato, un omicidio, eccetera. È molto semplice. Una volta c'era il maresciallo, ti metteva la bustina di cocaina nel cappotto, te perquisivano e ti incastravano. Adesso con un bravo hacker te mandano sul suo computer 3-4 mila foto pedopornografiche, te fanno spedire a Hong Kong, a Shanghai, a Buenos Aires. Dopo 2 ore arriva la polizia postale che ti sequestra e guarda caso la sera tutti i giornali arrestato il tal dei tali, il Grillo, il Di Maio, quello che te pare, inviscato in un troupe commercio di e tu sei rovinata e voglio dopo 10 anni dimostrare che era tutta la montatura, che tu eri una persona per bene, che non sei rovinata, massacrato, certo, a te e tutta la famiglia. Quindi possiamo logicamente pensare di andare contro al potere e i suoi mezzi di coercizione, di controllo, di compratura, perché poi alla fine, vi ricordate, non so, anni fa, no? Quando vivevamo forse in un periodo più felice, tra virgolette, che Guzzanti faceva la parodia di Rutelli. A quei tempi Rutelli era contro Berlusconi, no? Il centro-gesto e il centro-sinistra, e fece una gag fantastica, no? A Berlusconi, ricordati degli amici, ricordati chi ti ha voluto bene, no?
e la Dandini, no, cos'era, Pinocchio, cos'era, quelle, il settimo nano, no, quelle trasmissioni satiriche, diceva: ma scusi, ma voi non volete contrastare il neoliberismo, il centrodestra? Ripeto, in tempi in cui non era ancora partita la crisi, c'era ancora la lira, l'Italia era ancora, insomma, non c'era questa distruzione del tessuto sociale economico. E Guzzanti era eccezionale, diceva: ma Dandì, ma che stai di? Ma ormai Berlusconi, l'Italia è sua, se è comprata, ci sono le fatture, è come una macchina, se vuoi che va a destra, va a destra, se vuoi che va a sinistra, va a sinistra. Cosa c'entra il centro-destra e il centro-sinistra? A Berlusconi, ricordati, ti abbiamo sempre voluto bene, pensa a noi. Per cui, che poi è la mentalità per cui questi pseudo-burattini hanno successo, perché la gente ormai non si identifica più nelle ideologie che sono crollate, e la Matrix ha bisogno di creare altri totem, altri vuoti simulacri, no? Qual era lo slogan degli anni 90, no? Dopo la Prima Repubblica, dopo appunto è caduto il muro di Berlino, la gente non credeva più alla destra, alla sinistra, agli ideali cattolici, repubblicani, liberisti, eccetera. Infatti tutti i partiti sono stati fatti fuori, no? A Berlusconi, facci tutti milionari, no? Quello è un bravo imprenditore, eccetera. Oppure le nuove ideologie, il federalismo, il secessionismo, no? La stessa Lega Nord che promulgava. Tutte fregnacce, come sono state fregnacce l'ecologia, no? Negli anni Ottanta, i Verdi. E adesso c'è il nuovo sistema 5 Stelle, insomma, no? Uno vale uno, democrazia diretta. Pensateci, ci fregano quei brogli cartacei, figurati con le piattaforme Rousseau e i brogli elettronici. E Grillo dice: allora se non vi fidate di me è finita. E perché mi dovrei fidare di te? Voglio dire, che sei, la Madonna? E Gesù Cristo col bambino? Allora, io direi adesso di fare una piccola pausa della registrazione e riprendiamo tra un po'. Allora, cari amici, siamo ritornati al secondo appuntamento Incontro Caffè. Questa è la seconda parte della registrazione. Veramente tantissime persone, cose interessanti, domande, risposte, vittime del controllo mentale, ricercatori e tanto altro. Adesso sentiremo una seconda testimonianza di una vittima del controllo neurale. Potete parlare, eh? Ecco, allora, per esempio, come io vado con la difesa contro l'aggressione dei militari che stanno sopra di me, praticamente un promotore, una grande figura, però anche suo figlio e poi tanti che vengono da Forte, io credo, sono i giovani militari che vengono proprio imparare, perché hanno strumenti, hanno sopra di me pesanti strumenti con quali vanno anche con satellitare. E come a me disturba questa cosa, come anche loro presenza dall'inizio con tutte queste, diciamo che praticamente scienziati italiani anche vietano usare nei condomini, condomini si parla, perché casa privata tu puoi fare questo che ti pare. Però se loro usano per esempio satellitare, questo inquina in modo pazzesco, cioè si vieta allora usare quelle e si vieta anche soffitti riscaldanti, si vieta anche delle aria condizionata. Perché tutte queste ti portano a cambiare DNA, scemare i nostri correnti vitali energetici. Io questo ho vissuto, ci ho fatto una conferma tramite analisi coordinato il professor Genovesi, sono uscite naturalmente che portano queste cose prima, abbassamento degli enzimi particolari molto importanti per la vita, e poi naturalmente piano piano ti indeboliscono. Io qualche volta sono stata esaurita così tanto che scappavo fuori della casa, nei conventi o nell'hotel consiglio. Loro sono in collegamento, cioè devono sempre dire che questa persona è qui, è stata o c'è, allora di notte si appaiono vicino o sopra, ti calpestano comunque. Invece convento no, convento ti possono
fare per esempio scattare di allarme di per esempio incendio, come è successo da me, però tu puoi dormire. Questa è una cosa che consiglio sempre, riposare quando sei esaurito, quando sei stanco, perché tu devi dormire. Io come ho già avuto 15 anni di torture, praticamente, 15 anni posso dire, no? Perché questo dura un pochettino di più con questi aria condizionata che poi tu immagini tre unità sopra di testa, 2 metri sopra di testa. C'è una cosa che tu fai inferno proprio. E poi a parte che ti risvegli quando questo si accende, poi eccetera, eccetera. Allora, cosa volevo dire? Ci sono in me rimedi naturali che ho provato, per esempio, quando sei in momenti di crisi, quando tu senti, perché loro, a parte che lavorano, alcune ore si scambiano, cioè ecco, no, che è un autista, possono essere 4 persone per esempio di giorno, e stessa cosa quando io sono scappata proprio esaurita e dopo denuncia ho ricevuto un elettroshock elettromagnetico da questo militare promotore. Allora sono scappata all'estero, l'hanno spedito dietro di me e le persone, e mi cercavano e mi colpestavano uguale, affittavano gli appartamenti, e stessa cosa, 3 o 4 persone che si cambiavano. Cioè loro non si possono stancare, loro sono sempre... Ma anche i satelliti? Non direttamente appunto seguirti e usare dispositivi che hanno negli appartamenti. No, ma io ho combattuto con queste persone. Per esempio in Polonia l'appartamento di mia figlia sta sul piano primo, cioè parter si chiama, cioè prima appartamenti sopra di terra, però è sopra di cantina. E io sentendo aggressioni, io battevo, perché tu devi agire, sì. No che stare zitto, no. Se tu esprimi la rabbia tu ti fai male, allora tu esprimi questa rabbia. Mia figlia si arrabbiava tanto, mi voleva cacciare da casa, ma io ho detto, ma sei stupida, non capisci niente, stai zitta. Però se io per esempio battevo i caloriferi, facevo questi rumori, oppure non mi ricordo cosa ho fatto, che loro sono incavolati, non era satellite, perché hanno rotto finestrino sapendo che io dormo, perché loro hanno strumenti per vedere dovunque, usano o UFO o infrarossi, ma comunque ti vedono. A me seguono, per esempio, quando io combatto con radio, cioè faccio i rumori, e mio migliore amico che c'è è uno ionizzatore, che è una macchinetta così, però fa suono tremendo, guarda quanto sente radiazioni, e comunque mi butta un'aria fresca che io posso anche rinfrescare la faccia, sai? Cioè, questo è sempre acceso, bisogna mettere un po' di acqua quando senti che lui ha bisogno, si sente, si imparerai, comunque conviene comprare. E quindi quando usi questo, mantenere questo radio acceso, sì, alla stazione Emsre lunghe, trovare dove li trovi, perché sono vicino, non che sono solo satellitare è partito per esempio 2 giorni fa, perché io ho abbassato ma non ho chiuso, loro mi pregano che io ho chiuso perché vogliono volare, però io non li chiudo mai, io li lascio ora perché ho capito che è un momento debole per loro, vogliono volare, vogliono concentrarsi in aria, in spazio, guardare, stuzzicare le persone, io non li chiudo. Allora a un certo momento li aperto a forza, e guarda, lui non so dove stava, dove è volato, comunque voleva atterrare, e questo durava, non lo so, 15 minuti con rumori tremendi. A fine, quando io mi sono andata a letto, ho sentito, perché era di notte, no? 3 di notte, 2 di notte, fino a 7 sono proprio tremendi, alle 7 mi risvegliano con microonde, sono diverse persone. Sì, sì. Io queste tutte persone
tutte queste persone già posso identificare più o meno, perché sono diverse persone. Allora ho sentito pioggia del veleno dopo questa cosa di satellitare, pioggia di veleno che è accaduta come forse tanti aghi mi pizzicavano, cioè mi sono coperta, sempre dormivo sotto foglia alu, due coperte sopra foglia alu, però questa mi faceva sudare, perché anche se voltata con questa parte orata fuori per coso, alcune frequenze trapassano, sì. E microonde trapassano, le onde scalari passano tutto, microonde sì. Quale onde? Onde scalari, anche le millimetriche. Non lo so, perché quelle appunto non le conosco, ho letto questo articolo appunto sulle onde scalari, che sono un tipo particolare di onde elettromagnetiche che passano qualsiasi cosa e quindi non c'è difesa in pratica contro queste onde. Cioè tu non puoi sapere esattamente quale onde, perché molto spesso queste sono mischiate, sì. Sono molto spesso, perché microonde non vanno da sole, sono portate, o microonde ti portano altre, no, io non sono fisica, perciò qualcuno ti dovrebbe dire queste cose. Comunque molto pericolose sono quelle che sono a pulsazione, anche silenziose, sono molto pericolose. Vibrazione anche. Io lo sento, mi sveglio a questa vibrazione delicata, ma io sono così già sensibile che sono capace di evidenziare nel mio orecchio e di svegliarmi, e subito mi alzo e faccio volume e urlo con il sognatore a pieno. Naturalmente vivo nel palazzo dove c'è mafia, dove tutti appoggiano questi signori perché vogliono con loro andare bene. Io ultimamente ho scritto sulla parete che qui c'è una banda di questa persona, che sono coglioni proprio militari, che militanti militari che proprio disturbano, e guarda, subito mattina, e questo era 3 di notte quando mi hanno entrato nell'orecchio con urlo tremendo. Era sempre sì una vendetta, probabilmente per suoni che faccio. A me non frega nulla, perché io combatto fino a quando finisce, se devo morire morirò come sai combattendo. Allora subito è apparsa una cartella, e uno che mi ricordo che veniva su assemblea spesso ubriacato, dice che lui come consigliere anche condominiale, lui consiglia a tutti appoggiare questo ammirale, questa persona, questo promotore, perché è una persona molto brava, famiglia molto nobile, eccetera eccetera, e quasi tutti si sono sottoscritti nella giornata, hai capito? Cioè non mafia, proprio come nello Stato sono tante mafie, in condominio succede stessa cosa. Io sono come straniera, sono messa proprio come una pecora nera da calpestare. Allora io li odio e faccio tutto contro di loro uguale. Cosa posso fare, no? Occhio per occhio, dente per però certo, no, tu devi difendere la vita tua. Comunque prendi quando ti senti anche aggressione, dolore, subito devi preparare, meglio che limoni sono limonette, queste non queste che vengono da non lo so, da Perù, da cose verde limonette, taglia a metà, metti nel posti dove ti senti dolore, sempre da due parti meglio, però io mettevo anche cosa col bendare e con capoccio qualcosa e scordare, e vedrai limonette. Anche perché porto sempre muniti, no, limonette, cioè sono limoni verdi. Ah, limoni verdi, sì. Questo genuini, queste cose, grazie. E queste ti deacidificano, ti cambiano ambiente, cioè praticamente anche correnti di energia tue, anche biologiche, ti ristrutturizzano, e così ti guariscono.
Poi ci sono tanti metodi altri, per esempio io oggi, ogni mattina metto una vasca, grande vasca comprata come questa, non ho purtroppo funzionante doccia, non ho riscaldamento in questo momento, perché questi sono anche ladri, rubano correnti elettrici anche di dovunque, si attaccano, anche da ascensore, loro rubano tutto. Perché sono gente senza, non lo so, senza, anche mi mancano parole, comunque sai. Sono sadici? Sì, no, sono sadici. Innanzitutto per fare questo lavoro, sono sadici. Ma sono scemi proprio, io non ho parole, guarda, in polacco mi potrei dire, però non riesco a dire. Sadici, diciamo, quasi si può definire una malattia, no? Su quanto loro traggono... Psicopatici, migliore parole che ho trovato erano psicopatici, sono psicopatici proprio. Loro dovrebbero essere inchiusi. Cioè tu, se tu senti il disagio, qualsiasi momento, di notte o di giorno, ma meglio resisti, ma mattina fai una bella vaschetta con acqua bollente prima, metti un pugno di bicarbonato, questo fa una subito, ti si alcalizza, e ti metti poi acqua fredda in questa acqua ben calduccia, così alcalina, ti metti e ti fai ben bagno, lava tutto, testa, corpo, eccetera, e ogni giorno così, se c'è bisogno fai anche la sera. O dopo ogni aggressione che tu senti, così non ti fai mai entrare nello stato di questo, quando sei proprio, ti chiudi, ti sei acidificato totalmente, perché acidificazione è morte, capisci? Poi fermentazione, tutta si va via, capisci? Allora alcalizzati, lascia carne come per gusto, se ti piace tanto, poco poco, però mangia tanta, anche queste solinacee, lascia stare, non sono le piante sane, ma mangia tanta verdura, che qui ci sono tante, crude, possibile insalate ogni giorno, e piano piano vedrai che ti apri. Piano piano ti uscirai da questa cosa. Comunque piano piano ti parleremo anche altre cose. La notte ti fanno dormire? Sai, prima di notte è sempre una crisi, perché sai che sarei disturbata, perché loro, quelli qua, di giorno dormono, ma di pomeriggio dalle tre sono attive, e poi si cambiano anche più spesso, non lo so, ogni 4 ore più o meno, e fanno tanti rumori, io non so cosa fanno esattamente, non mi frega manco, però se mi disturbano io sono arrabbiata, e so che dovrei essere preparata per questi risvegli, che devo a volte alzarmi anche bere, perché si aria secca, non si usano tanta elettronica. Poi volano con queste satellitari, poi anche non solo loro, come c'è una rete davanti dalla parte strada, c'è uno che sono magari, non so, 50 fino a 80 metri, non lo so. C'è uno che ha messo qualcosa dalla finestra, prima io ho notato, io ho fotografato, ma mi hanno sparito 2 foto. Molto importanti, dove c'era anche la sua faccia, di questo idiota biondo con una coda. Usano una lampada che sembra una sfera, e sono tante piccole intorno. C'è una fotografia rimasta che ho fatto prima, loro non sapevano, però c'è, però io su memoria bloccata. Ma comunque come si sono accorti quelli, e anche dalla finestra, perché c'hanno punti strategici, hanno fatto punti strategici di osservazione di me,
uguale come hanno messo strumenti, che io tutta qua a casa ho inquinata da ogni parte e non c'è posto per mettersi per seduta tranquillamente, per mettersi spogliata per un attimino, capisci? No, non c'è. Non c'è. No, ma a parte che vedono, tu non puoi, ma tu non puoi rilassarti, tu non puoi stare con tuo agio. Infatti la casa che dovrebbe essere appunto il luogo dove uno sta bene, sta tranquillo, invece è il luogo della tortura, è il luogo della tortura, sì. Nel mio caso, ecco, il caso del nuovo torturato. Nel caso di tutte le vittime del controllo mentale, che tutti vengano attaccati con amplificazioni più forti all'interno, sì, di casa. Loro hanno degli apparecchi, oltre appunto queste cose satellitari, per quanto riguarda anche le reti di telefoni, hanno proprio degli apparecchi trasportabili negli appartamenti che amplificano ancora di più la tortura. Ma anche i campi elettromagnetici si amplificano sul nostro corpo attraverso la frequenza dei 50 Hz. Infatti molte persone, quando si avvicinano vicino a fonti di rumore o a fonti elettriche, sentono le voci più forti, i disturbi più forti. Sì, è vero, è vero. Io ho notato per esempio che quando metto in funzione un apparecchio, che può essere anche un asciugacapelli, la voce si fa più forte, la voce si fa, appunto perché questa genera un campo elettromagnetico e quindi fa sì che la voce diventi più forte. È come la radio di Radio Maria, che è talmente forte il segnale che si sente nei citofoni, nei telefoni. Per questo è il sistema che attacca i nostri centri nervosi, praticamente. Mia casa mi ho dotato. C'è questo appartamento semiterrazzo di un condominio fra Battistini, Pineta e Sacchetti. E guarda caso che io camminando, non ho corridoio, c'è un appartamento giù e poi c'è altra camera sopra. Allora ho notato che quando trapasso sento diversi suoni molto bassi prima di tutto, poi Radio Maria cambiava quando c'era radio acceso, Radio Maria a certo momento rientrava proprio, cambiavano quei canali da sole, cioè vedi come fanno, non lo so, però basta cambiare la frequenza elettromagnetica della bobina del sintonizzatore della radio, ecco come fanno a cambiare la modulazione delle frequenze. Io ho iniziato a scoprire come, proprio muovendo questo radio, e questo radio mi fa una cosa bellissima anche come ionizzatore, che lui, che quando io la metto per esempio a destra, ma loro sono dovunque, però alcuni punti sono specialmente occupati da loro, allora per esempio la stanza dove siamo, no? Sai cosa viene? C'è un momento, anche questi, sì, no, su lunghi sono poche cose, c'è Rai 1, c'è Radio Parlamento, c'è altre cose, però loro poi quando io metto a certo bisogna girare. Posso chiedere una cosa? Sì. La radio è quella con la manopola, che si cerca la stazione con, sì, la manopola, sì, o sì, è quella con i tastini digitale? No, io ho una che gira. Con la manopola. C'è una Sony radio. Si prendono tutte le stazioni. Sì. Infatti, perché è più facile sintonizzare e modificare la frequenza del campo elettromagnetico, che modifica la modulazione delle frequenze. Infatti, quando fanno metafonia, utilizzano quel tipo di radio, non quella digitale. Ma guarda, è importante questo, che loro loro provano a cambiare, per esempio, che io scendo dal loro canale, ma io quando sento che loro provano, io lo aggiusto, mi metto in ricatto in questa situazione. Li metti in difficoltà, cambi la stazione, certo, quando senti che, sì, stanno per entrare, sì, si stanno per, sì, sintonizzare. Poi c'ho una bella, sono due, perché sulla gradazione del male che fanno o dal mio rabbia, perché anche questo è importante, allora lo metto per esempio a destra dove viene un suono
insieme con il colonizzatore come fosse fulmini, ma una orgia di fulmini proprio, una cosa pazzesca. Io sono così contenta, guarda che a volte sorrido, faccio smorfie incredibile. Perché questo che indica che comunque gli ha impedito di intromettersi, di ascoltare con questi fulmini, con questi suoni? No, io li fulmino loro, io li, il senso è psicologico, io li metto sfulmini come Zeus, guarda, su una cosa che mi fa. Allora, quando sono uscita oggi, da ieri, non ho chiuso, comunque da tempo non chiudo questa radio, ho capito che sto più sicura. Poi, a parte che tremenda rabbia ho avuto dopo questa aggressione sul mio centro dell'orecchio, perché sono entrati al nervo acustico. Era Ma loro non parlano nell'orecchio, tremendo. Senti solo no, non parlano, solo no, sono suono era, mi sembra questo 60 Hz, perché era suono. Ma chiedergli cosa vogliono da te? Perché fanno questo? Cioè, ma provate a chiedere. Questo promotore, questa mira alla volta trapassa, ma mi sai che faccia fa? Una cosa simile, cioè mi fa una smorfia di disprezzo di cosa, sì. E si qua, manca non mi guarda, però fa il cellulare, ma fa questo, un personaggio tremendo proprio, guarda, malato mentale. Sono tutti questi malati mentali, ragazzi, non si fanno vedere, questi nuovi che sono arrivati sono di età 20-30 anni, sono le persone 20-30 anni più o meno, e ancora non si sono accorti con che cosa hanno da fare, e praticamente non è impegno cercarli. No, ovvio. No, io ho provato solo a mostrare a questa gente di condominio che qui c'è una, anzi ho pensato fare alcuni manifesti, che c'è per esempio uno, perché questo funziona da, per questa famiglia anche come si chiamano questi posti dove sono tanti computer, dove si può venire a fare i centri internet, che c'è centro internet dei militari. Ma nella tua palazzina? Cioè, no, io volevo fare proprio Halloween, fare uno scherzo, fare un manifesti, mettere cose che gente viene qua cercarli, dicendo che c'è un centro di cose, capisci? Poi magari vengono davvero, chissà. Volevo meglio fare un po' di sai, anche ridere da queste storie, però è gente che vive là, è proprio anche sottoposta in modo come a una persona che si crede chissà chi, cioè il mafioso. Questo militare è proprio mafioso, sembra, perché c'ha tutti, a tutte queste persone sotto. Questa è una sotto. Persona che è stata individuata lì, questo, nel luogo dove tu vivi. Questa persona vissuta con famiglia sopra di me, però quando i figli sono cresciuti, si sono educati, e quello ha fatto studio, questo si è chiamato studio in virgolette, capisci? Per suo figlio, ma non è altro che una base militare, sempre vengono gente anche da CIA, lì passano, lì insegnano le cose. Questa è la stessa cosa che è successa anche a te, però questa cosa anche tu l'hai individuata a casa tua, nel palazzo tuo, che esistono questi personaggi. Sì, sono mafiosi. Sono l'unico mafiosi che anche militari mafiosi. Certo, anche militari, diciamo, mafiosi che praticamente hanno conoscenze a queste persone dovunque. Diciamo che vivono all'interno di palazzi, così, di case, in modo casuale, no? E poi individuano le vittime all'interno di queste palazzine, o vanno ad abitare lì apposta per fare questo, no, secondo voi? No, individuano appunto la... vivono lì casualmente? No, vivono lì da tempo, e poi magari una persona, perché gli sta antipatico, perché lo vogliono mandare via, come succede a me, usano questa tecnologia di tortura.
te vogliono mandare via? Sì, vogliono mandare via da... Ma sai che gli ho chiesto anche quello che mi perseguitava, questo promotore, questo ammiraio, che gli ho detto casa è da comprare. A un certo momento sono andata quando passava. Se vuole... Perché se loro compravano prima come voleva sua moglie, però poi hanno litigato molto che lei non deve intromettere mai dito nelle sue affari, io ho sentito questa cosa, ma comunque lui mi ha chiesto quanto voglio, io ho detto come per tutto, io ho proprietà per divisione. Cioè 300.000 e può prendere, avrà una casa di 3 piani, ma sai che per lui sarebbe anche molto comodo, perché tutti questi attrezzamenti pesanti poteva avere giù inquinanti e sopra avere un bello studio appartamento senza inquinamento. Però non so che è possibile, perché loro devono manipolare questi strumenti. Sì, certo. Loro non parlano, loro fanno i pruti. Proprio, cioè quando prega mi fa quando lo voglio, per esempio, quando lo arrabbio in qualche modo mi fa questo brutto, capisci? Cioè sono pruti proprio dalle parole militari. Se sono, guarda, io come sono una persona allegra dentro, perciò rido a volte proprio da queste storie, però a volte mi hanno fatto male molto, molto. Ho girato tutta casa, prima tutto letto, cercavo il posto dove dovevo avere testa per dormire, non sono riuscita. Allora non c'è posto, perché loro che fanno? Cambiano, ti vai dalla camera da letto, magari vai al soggiorno e loro ti seguono con l'attrezzatura, no? Con l'attrezzatura ti puntamento, ti puntano esattamente. Senti, no? Infatti nella mia camera praticamente è terribile. Sì. Appena mi sposto dalla mia camera, la voce cala di intensità. Ma non sparisce mai. Nella mia camera proprio è un bombardamento terribile, proprio come se fosse una prigione. Posso chiedere una cosa? Avete mai provato a staccare tutta la luce, l'interruttore? Funziona lo stesso. Della casa che non prende per esempio il wifi e quindi mettervi là. Io al fine mi sono accorta che loro sono attaccati al mio corrente. Staccavo sempre quando uscivo, per esempio, no, ma per notte staccavo in casa. Ah, ok. Poi a un certo momento ho cercato qualcuno che mi rifà il corrente, perché quando chiedevo all'amministratore se c'è una scarica a terra, lui mi diceva sì, invece no, scarica non c'era proprio. Quando è venuto l'elettrico che io ho trovato privatamente, perché tutti gli altri loro arrivano a quelli e loro prima dicevano sì, poi mi dicevano no. Allora in questa situazione io ho trovato uno ragazzo molto bravo, uno che con mani d'oro, lui mi ha fatto tutta nuova luce, è finito il problema proprio. Cioè io ho un contatore privato. Sono mesi passati e io sempre sto scrivendo quanto ho usato ogni giorno, cosa ho usato, eccetera, cioè per non avere paranoia. Comunque lì staccato tante cose. Immagini che quanto corrente loro usavano per tutti i suoi attrezzi, per pavimento riscaldante, per tutti i computer, 4 unità a 5 tac, sempre accese. Poi cosa ancora? Condizionatori. Cioè tutta questa cosa improvvisamente, guarda. Ma il consumo veniva addebitato a te? Certo, no, parzialmente credo, ma io non potevo per esempio lavatrice usare. Perché non aveva forza. La luce, non aveva forza, o scattava la luce. Sì, perché sì. C'erano dei kilowatt superiori a quelli previsti per l'appartamento. Sì, oppure entravano nella caldaia e bruciavano caldaie. Cioè io ho 3 caldaie, cioè, avuto questa terza, l'ha chiuso.
Abbiamo chiuso e non ho riscaldamento, perché ho detto che se non faccio nuova installazione di acqua dentro per vedere come va, eccetera. Comunque era anche molto bello quando l'ho chiuso, e quando io entravo sotto doccia loro mi chiudevano caloriferi, per esempio, oppure termosifone. E quindi arrivava l'acqua fredda mentre sì, acqua fredda e aria fredda, cioè io dovevo scappare da bagno perché era freddo. Allora mi sono incavolata, da questo momento ho iniziato a combattere. Cioè ho capito che sono proprio, guarda, messa in giro. Mi facevano scappare all'estero, io naturalmente piena di dolore, nervi, scordavo chiudere in generale le cose. Poi entravo, 300 euro di carica da me. E non potevo dire. Perché tu entravi in casa e trovavi le cose accese? No, io entravo a casa dopo ritorno, entravo sì. A casa, ma mi arrivava la bolletta. Ah. Io non c'ero, però trovavi tutto spento. Io avevo tutto, certo. No, io ho spento, bastava spegnere questa cosa generale. Ho capito. Tante cose, non parlare delle medicine, che alternative queste che dovevo prendere, che sempre cura adeguata per tutte queste cose. Io mi sono scaricata dai soldi, da tutto. Perciò è importante scrivere bene con queste tutte cose sulla carta e dare a qualche giudice. Ah, certo, infatti, come dice Emiliano, che bisogna denunciarle queste cose, no? No, perciò io ti chiedevo dove denunciare, perché ho sentito che i carabinieri non ci sono più, che è cambiata la loro postazione. Praticamente quando io sono arrivata per fare denuncia c'era uno splendido carabiniere biondo, e si vede che è stanco di notte. Comunque io sono arrivata mattina e ha preso molto serio la mia denuncia, subito è andato a servizi segreti, subito li hanno chiuso satellitare, subito. Ma prossime volte non più, non ho trovato quello. Alcuni giovani, questi anche con comportamenti un po', diciamo, arroganti. Perché anche questi sopra sono arroganti e cinici. Sì, sì. Arroganti e cinici. Cioè, gente non comune, gente proprio che è coccolata da famiglie, coccolata da questi per i quali portano soldi, perché loro guadagnano. Che hanno gli appartamenti, hanno questo nome. Affitta appartamenti per paga stato. Questo sì. Ma io poi vorrei fare presente che esiste una rivista che si chiama Gnosis, e questa rivista è quella a cui faccio riferimento, è del aprile del 2008, e c'è un articolo secondo me molto interessante che appunto parla di questa tortura, di queste armi psicotroniche, che si chiama Microchip nel cervello, privacy a rischio, di Antonio Teti. Questo articolo spiega come loro utilizzano le frequenze elettromagnetiche e utilizzano questo software che si chiama RNM, Remote Neural Monitoring, insieme a queste EMF, frequenze elettromagnetiche, e praticamente vanno a torturare, vanno a distruggere il target individual. Vanno a distruggere appunto la persona torturata, vanno a torturare appunto con queste voci, suoni, scosse, eccetera, eccetera. Questo articolo è dell'aprile 2008, quindi per uscire questa notizia già loro, questa tecnologia americana che è stata sviluppata dalla NSA, la stanno studiando da tanto tempo, altrimenti non sarebbe uscita appunto su una rivista specializzata. Però appunto questa doveva essere una notizia segreta, ma invece poi è uscita su questa rivista, ecco. Cioè, loro usano tutte praticamente queste istruzioni di americane. Sì, sono armi americane, perché appunto gli americani, la loro priorità è creare armi, anche armi non letali, che però invece sono letali come per la mente delle persone, le vanno a distruggere
distruggere la mente della persona, lo fanno impazzire, e c'è chi resiste come me e tante altre persone, invece altra gente non resiste e alla fine impazzisce e fa commettere delle cose gravi, e insomma come si sente in tutto il mondo. Vero, delitti, suicidi, infanticidi, perché loro credono che le voci sono di Satana oppure sono degli angeli, sono di qualche demone che gli dice uccidi i tuoi figli. Loro programmati mentalmente che cosa fanno? Prendono un coltello oppure vanno dai loro figli e li uccidono perché credono che il loro problema, l'attacco, la manipolazione dipende proprio dai loro figli, ma i bambini non c'entrano niente. Il Manchurian Candidate è proprio questo, programmano un soldato a fare un tipo di reato per poi bloccare il loro cervello e non fargli ricordare niente. Mi dici da chi sono pagati quelli? Perché secondo me, per esempio, se io vivo vicino a Fonte Braschi, allora da chi? Brava. Da chi? Brava, da chi vengono pagati? Ha detto bene. Pagati? Io non dico, però sempre penso che sono, poi anche se ci sono altre persone, queste che affittano le case vicino di una vittima che è particolarmente difficile, come da me per esempio è arrivato uno proprio a posti strategici, da bagno, da finestra bagno e cucina, è apparso uno. Apparso uno che, guarda, io lo chiamo mezzo culo, perché quando è arrivato era giardino distrutto e lui voleva questo giardino fare a posto, che lui è bravo, questo che affitta, ma sempre mezzo culo fuori. Allora è uno strano. D'altra parte c'è questo che poi, non lo so, prendo camera perché c'ho, e vi faccio vedere quale mostra lampade, che io credo che, quando, non mi ricordo, ho sentito da Emiliano proprio, credo, da queste interferenze dalla luce. Allora apparsa una lampada molto forte vicino a un negozio, ma io sono andata a guardare perché ci sono negozi elettrici, strano, anche vicino alla strada prima di palazzo mio. Allora questa luce va a proteggere garage, ma garage chiuso. Perché questa luce serve a questo garage? Io non lo so, però la metà di questa luce va nelle finestre mie, cioè a volte sento come grande tensione di energia viene a casa mia, ma così che mi sento vicino a un motore che proprio che ti non lo so, mi risveglia una vibrazione. E quando avevo ancora rete metallica, molto letto, molto molto buono e credo apprezzato nel passato, e questo mi tremava tutta la camera, ma anche io ho sentito il pavimento, pareti. Questo è anche pericoloso perché terra scivola sotto, perché casa è messa sulla collina. Allora hanno fatto anche altri lavori, no? Io sospetto che hanno messo un'altra fonte di wifi sotto, questi fast web, wow, che ci si chiamano, che hanno una grande potenza. Possono utilizzare appunto le fonti wireless dei modem, oltre alla tecnologia che hanno, insomma. Sì. Noi ho sentito, visto da pubblicità, che loro dicono, wifi, che vi ho sentito da pubblicità, che questa va fuori di tua casa, cioè è così potente che c'è intorno. Sì, sì, è vero, è vero. Chi sfrutta quello? 500 metri, 500 metri. Allora chi sfrutta quello? Prima volevo che qualcuno misurami questa roba. E praticamente da questa luce, da questi wow, da questi che hanno messomi sotto pavimento, che io non posso camminare sul pavimento perché mi pizzica fino alla ginocchia. Cioè io, sai cosa faccio? Metto, sto provando. Ci sono queste cose che si metteva nelle macchine davanti contro sole, questi schermi, io le metto sul pavimento e sto meglio, cioè si vede che blocca qualcosa che da sotto mi viene. Le mettevi, scusa? Sì, parabrezza, quelli per il sole, sì, delle sale, sì. Quelle che sono di alluminio. Sì. Le metti lì via i piedi? Io le metto sul pavimento, sul pavimento, perché non riuscivo a camminare
sempre su piastrine proprio, fredde, e poi va umidità tremenda anche da sotto, cioè è una cosa pazzesca proprio. Ci hanno rovinato proprio l'equilibrio di questo appartamento, a parte che arrivano questi luci da fuori che a volte sembrano qualcosa che rispecchia questo che va per cellulari, questi trasmettitori, cioè capisci che il trasmettitore sta sull'hotel, questo vive là, allora questo lo cattura e indirizza verso di casa mia, e io sento per esempio qualche volta quando passo che mi pizzica in qualche parte, mi fa un ago o qualche cosa, cioè se vanno da esterno, da giù, da sopra. Sì, sei circondata in pratica. Circondata, e cosa fa? Sì, tutti noi torturati, insomma, che abitiamo negli appartamenti, siamo torturati da questi mostri, siamo circondati praticamente da queste tecnologie che usano loro, ecco. Tu ce l'hai qualche fort vicino? Qualche fort militare vicino? C'è? No. Polizia, niente? Perché loro anche c'hanno. C'è una stazione di carabinieri. Stazione di carabinieri. Quanto è vicina da casa tua? Non è così vicina. Beh, linea d'aria. Siamo un paio di chilometri. Se pensi che la tecnologia può arrivare fino a 400-500 chilometri. Allora avvicina. Sì. E allora la domanda è inutile a questo punto? No, perché con le tecnologie satellitari, se pensate che sparano dai droni le armi ad energia diretta che bombardano sulle navi o addirittura bombardano i missili in aria, e in realtà il raggio non si vede, perché quella è una frequenza a fotoni e a microonde che surriscalda il missile mentre vola. Infatti tanta gente dice: ma da dove l'hanno fatto questo attacco? Addirittura in Iran hanno bombardato dei furgoni con queste armi ad energie dirette e l'hanno definite armi laser. Addirittura non trovavano più la testa di queste persone, le mani e i piedi, perché sono le parti molli che si sono praticamente bruciate, si sono vaporizzate, e non riuscivano a capire da dove avevano sparato queste armi. Addirittura c'era l'autista che si è salvato, ha detto: io quando sono ritornato lì sul posto non ci avevano la testa, dice, ma io non ho sentito né esplosioni, non ho sentito niente, quindi hanno sparato una frequenza sul camion che ha fatto incendiare le persone dall'interno, perché quella è autocombustione, perché la microonda brucia all'interno del corpo e poi va all'esterno, quindi il cervello si è talmente surriscaldato che è andato praticamente in fumo, diventato a cenere. Se pensate che queste armi a Canneto di Caronia hanno bruciato cavi elettrici, le centraline delle macchine, hanno bruciato materassi, hanno bruciato prese elettriche, addirittura c'erano i carabinieri all'interno della stanza e si vedevano i focolai che prendevano a fuoco così all'improvviso, perché il campo elettromagnetico è in grado di fare questo, si crea un'induzione magnetica, il surriscaldamento diventa talmente tale che fanno prendere questi incendi autocombustione, diciamo. E se pensate che tutti questi incendi che succedono durante l'estate, che potrebbero essere indotti da queste tecnologie per far guadagnare milioni di euro a chi produce delle tecnologie per poter spendere il denaro nel far spengere questi incendi, oppure creare praticamente la desolazione in determinate aree, così queste aree possono diventare edificabili, e il giochetto è fatto. incredibile che armi terribili si sono inventati, e vengono poi di fatto sempre da lì, dall'America, perché poi la prima cosa per loro è creare armi in continuazione, e queste sono armi terribili, insomma, che vanno poi a distruggere la singola persona senza che si può difendere. Noi non ci possiamo difendere, capito? Da questa cosa. Dovremmo vivere in un reattore nucleare, perché dove le radiazioni non escono neanche entrano, oppure vivere dentro una gabbia di Faraday. Ma mica possiamo vivere dentro un gallinaio o dentro a una cella schermata per tutta la vita, cioè c'è qualcuno
Una cella per un metro per due, insomma, è una tomba, sarebbe un loculo, insomma. Ma molte persone che seguiranno questo secondo incontro caffè con persone importanti, vittime, ricercatori, anche persone curiose che sono venute a questo evento, capiscono e capiranno quello che noi stiamo facendo e quello che stiamo dicendo, perché questa è una cosa importante, perché il primo incontro eravamo 15, oggi non so manco quanti siamo, perché chi viene, però siamo tantissime persone davanti a questo tavolo, quindi vuol dire che qualcuno sta ascoltando le nostre parole, stanno divulgando questi nostri incontri, queste nostre interviste che noi stiamo facendo. Ma io credo che nel 2018, quando faremo il prossimo incontro, saremo ancora di più, perché la gente comincerà a seguire le nostre parole, comincerà a credere quello che noi diciamo e quello che noi subiamo. È la tortura che noi subiamo, la tortura che ormai sono tante persone che hanno questi disturbi, questi problemi, appunto queste voci in testa, scosse, suoni eccetera eccetera, che non si può più dire che problemi mentali, schizofrenia eccetera eccetera, ma sono vere e proprie armi indirizzate verso dei singoli individui, come appunto negli Stati Uniti il problema è molto più esteso, qui in Italia se ne parla di meno, ma è un problema reale fatto da persone sadiche, dei mostri feroci che utilizzano queste armi elettromagnetiche per torturare i singoli individui, e non sono problemi mentali, ma ripeto, sono vere e proprie armi. Invece loro ci vogliono far credere che sono armi non letali, allora perché non se le mettono sui loro figli queste armi non letali, non se le mettono sui loro generali? Non letali per il corpo magari, ma per la mente è terribile, è una cosa che fa desiderare la morte, perché non la concepisci, è una cosa che io prima del 2014 nulla concepivo, poi quando ho scoperto queste armi psicotroniche ho capito come funzionano e ancora sto ricercando tutto il materiale possibile da portare eventualmente in tribunale, e perché queste sono vere armi proprie, insomma, fatte da criminali mafiosi. Mafiosi militari. Mafiosi militari. Che poi questi guadagnano miliardi rivendendo anche queste armi ai migliori offerenti. E fatalità, l'Italia è alleata a chi è Stati Uniti d'America. E in Italia ci sono tutte le basi NATO. Cioè, non voglio dire che sia per forza la NATO che fa questo, ma in Italia ci sono parecchie agenzie segrete, polizie segrete, deviate, che guadagnano molti milioni di euro in nero tutti i mesi. Sì. Perché di fatto noi siamo cavie di questi mostri che ci torturano, che leggono i nostri pensieri, e di fatto io ho pensato, perché allora, visto che hanno questa tecnologia, perché non mi ammazzano? No, perché io per loro sono una cavia, siamo delle cavie da laboratorio, cavie senza una prigione, cioè senza delle sbarre, in pratica una prigione a cielo aperto, come si vuol dire, no? Che noi siamo torturati continuamente 24 ore su 24 con queste voci, suoni eccetera eccetera, senza che possiamo difenderci. Infatti è vero, io credo che l'Italia è diventata un campo di concentramento a cielo aperto, dove le cavie umane, come nei campi di concentramento ad Auschwitz nei tempi della guerra, vivono una vita di sofferenze, di torture, di abusi e soprusi continui, ma molte vittime si sono suicidate a causa di queste cose. Non ce la fanno più e a quel punto decidono di fare il gesto estremo, ma almeno c'è il silenzio nella morte. Questa io la chiamo vita, non vita, perché così non è vivere, è sopravvivere. E non è vero, nessuno può campare così, nessuno. Cioè, io penso che queste torture dovrebbero farle veramente ai terroristi e ai mafiosi, queste torture, non alla gente comune che non ha fatto nulla. Ma i terroristi e i mafiosi in Italia la ruolano, li pagano
se li portano nelle agenzie segrete perché a loro gli conviene. Infatti noi, perché siamo troppi onesti, non possiamo entrare a lavorare in determinati posti, ma i criminali, che magari sono pedofili, che sono assassini, che fanno esperimenti militari su cavi umani anche sui bambini, che attaccano poliziotti, carabinieri e finanzieri, perché noi l'altra volta abbiamo avuto un poliziotto che è venuto qui che sotto torture e attacchi con le armi ad energie dirette, e tante altre persone poverine, militari, che subiscono questi attacchi e queste manipolazioni, che non possono dire quello che subiscono, perché se no li buttano fuori dai posti di lavoro. Allora cercano di venire da noi anche in incognito e dire quello che loro stanno subendo e cercare di trovare da noi anche una soluzione, e questa è una cosa importante. Io penso che appunto fare una denuncia collettiva di quello che subiamo, che più o meno sono più o meno sempre le stesse torture, sono quelle, e bisogna far capire alle forze dell'ordine quello che subiamo, che è reale, è vero, non una fantasia, non un problema mentale, e che quindi va indagato, vanno ricercati i colpevoli di questa tortura maledetta e vanno imprigionati. Invece qui non trovano i colpevoli, li arruolano, gli danno 38.000 euro al mese, di cui 8.000 euro da magari ufficiali medici, e 30.000 euro in nero per gli esperimenti che fanno sulle cavi umane. Poi prendono i satelliti, li vendono, prendono le armi ad energie dirette, li vendono, e loro prendono le percentuali anche sulla vendita di queste armi, di queste tecnologie. Cioè l'Italia ha fatto parecchi anni contrabbando internazionale di armi, pensa che gliene frega se ci sono 10.000 cavi in Italia che vengono sottoposti a questi trattamenti disumani. Cioè e questo è il problema. Sono stati fatti degli attentati in Italia, anche a Falcone e Borsellino, non si è saputo niente, mo stanno desegretando alcuni file perché c'erano di mezzo delle persone di Stato, delle persone politiche. Ma com'è possibile? Io vado dalla giustizia, cioè dalle forze dell'ordine che mi dovrebbero proteggere, e invece di proteggermi sono i carnefici di questa tortura, di questo sistema, oppure proteggono questi criminali? È incredibile, veramente pazzesco, ecco. E purtroppo solo chi subisce questa tortura sa quello che subisce. La persona che invece vive una vita normale e che incontra, che sente questa storia, pensa invece che la persona è malata mentale, che è schizofrenica, che ha bisogno di un psichiatra, di psicofarmaci, eccetera, eccetera. Ripeto, qui in Italia sono, rispetto agli Stati Uniti, i casi sono molto molto di meno. E quindi ci credono pazzi, hanno problemi mentali, eccetera, eccetera. Ma non è così, non è così. Infatti non è così. E, signora Daniela, vuol dire qualcosa lei di questo argomento? Volevo soltanto raccontare un piccolo aneddoto che mi è stato riferito da una persona, non posso dire il nome ovviamente, e sentendomi parlare di questi argomenti qua, allora all'improvviso mi dice: ma lo sai che mi è accaduta pure a me una cosa? E che cosa gli ho chiesto? Dice: io una sera ero a letto e dormivo, a un certo punto mi sono svegliato all'improvviso, ho visto una luce tipo laser che gli ha fatto una specie di scansione dalla testa ai piedi, poi è ritornata su e una voce gli ha detto: questo sta a posto, andiamo. È finito là, non ha detto più niente. E questa persona non l'ha raccontato a nessuno perché ovviamente dice: se io già è in una situazione un po' così, poi racconta anche un fatto del genere, poi dicono: è così, capirai, te l'ha detto questa persona qua, figuriamoci se è vero, perché non tutti sono credibili, ci sono delle persone in mezzo a noi che magari danno meno affidabilità, ma solo perché magari non hanno un carattere forte, quindi sono un po' deboli proprio di natura, quindi magari se raccontano un certo fatto non vengono creduti seriamente, non vengono presi sul serio, e questa persona è una di loro, ecco, è poco credibile, ma solo perché ha un carattere un po' più malleabile rispetto magari a tanti altri che reagiscono con più polso. È
davvero, perché tante persone magari sentono la voce nella testa e la prima cosa che credono che sono i fantasmi, che sono gli alieni, che sono i demoni, oppure perché non conoscono questa tecnologia e appunto non sanno appunto di che esista questa tecnologia elettromagnetica e pensano a queste cose, insomma, delle antiche, delle medievali, insomma, delle streghe, Satana, eccetera eccetera, e invece sono torturati da persone feroci, sadiche, che appunto fanno questa cosa perché per loro queste persone sono cavie umane e quindi sono da torturare, e loro ci guadagnano, appunto, come hai detto tu, ci guadagnano a fare questa tortura. C'era una ragazza di italiana che praticamente è andata dall'altra parte del mondo, non so se è andata in Africa di preciso, che lei pensava che gli avevano fatto un rito voodoo e che sentiva questi demoni creati da questi riti. È andata da uno sciamano e questo sciamano gli ha fatto il rito voodoo. Lei credeva che era proprio il rito voodoo che aveva risolto questo problema, invece quando è ritornata a Roma, cioè a Roma in Italia, l'hanno riattaccata con queste tecnologie, con queste frequenze, e ci sono stati dei grossi problemi perché aveva speso ormai un sacco di soldi e non aveva risolto più il problema. E purtroppo la ragazza poi è stata presa come una malata di mente, come una pazza, dai parenti, perché aveva speso tutti questi soldi per andare da sto sciamano con l'aereo, l'albergo, perché poi questa, non si trovava questa persona, e dopo l'hanno rinchiusa in TSO in Italia perché ormai era non gli credeva più nessuno, l'hanno presa per una malata di mente. C'è anche da dire che molte persone gli accade di sentire le voci, di sentire questi forti calori all'interno di casa, di credere che la mamma non è la mamma ma bensì magari è la zia che è sua mamma, però molte non è che nascono così, gli succede nel tempo, quando hanno 20 anni, 25, 30. Io conosco personalmente delle persone giovani che sono state anche rinchiuse e hanno fatto il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, ma loro hanno vissuto una vita tranquilla fino a 20 anni, a 18. Una all'improvviso ha ucciso il papà, così, da un giorno all'altro ha preso un coltello, il papà stava lì in casa, l'ha ucciso. Quindi voglio dire, non è normale questo fatto, perché non credo che siamo nati tutti assassini, tutti matti, tutti così, no? Quindi se da un giorno all'altro cominciano a accadere dei fatti strani, è sicuramente il motivo c'è. Perché vanno a agire direttamente sul cervello, no? Il cervello comanda tutto il corpo, e quindi loro vanno a agire direttamente sul cervello della persona e gli dicono di fare degli input, esattamente. Volevo dire questa cosa, c'è una corrente psicologica che appunto dice, mi sembra, adesso non mi ricordo quale, che appunto dice che il cervello è input, elaborazione e output, appunto sotto forma del comportamento. E appunto il computer è basato sul cervello umano, ma mentre il computer ha il firewall e l'antivirus, il cervello no, non ce l'ha, e quindi loro agiscono con questo come appunto se fosse un virus mandato direttamente attraverso queste frequenze elettromagnetiche, radiofrequenze eccetera eccetera, microonde, ultrasuoni, vanno ad alterare il cervello della persona, e quindi questa persona può fare qualunque cosa. Allora, rieccoci sempre qui al secondo incontro caffè. Questa è la terza parte dell'incontro, perché qui la gente viene sempre, cioè siamo tantissimi, chi va, chi viene, veramente un secondo incontro molto importante. Abbiamo ricercatori, studiosi, vittime del controllo mentale e curiosi che sono venuti a questo incontro. Adesso parliamo con una ragazza
che è sensitiva, esperta di determinate tematiche, e ci spiegherà la sua esperienza oppure i suoi studi. Allora, ciao a tutti, grazie per la ragazza soprattutto. E va bene, io sono Adriana Lucis, sono una sensitiva, ho accolto questo invito, mi fa molto piacere questo scambio anche e confronto, perché è sempre una crescita di vari punti di vista. E io cosa posso dire? Che appunto fin da piccola ho questo sentire, fondamentalmente è un ascolto, perché non esiste solo la nostra dimensione, ci sono diverse dimensioni, siamo in un universo, multiverso, come preferite, quindi esistono veramente tante forme di energia e di vita. Io insomma ho questo dono, capacità di ascolto, come preferite, appunto di riuscire a entrare in contatto, oppure vengo contattata a seconda della situazione, anche con altre forme appunto di energia, entità. Ognuno poi può definirli come crede, più o meno elevate, perché c'è il nostro spirito quando lascia il corpo, no? E anche quella è una continua a vivere, e quindi si può contattare, no? Possiamo essere contattati da anche i nostri cari, proprio perché appunto abbandonando il corpo noi l'anima comunque è immortale, quindi continua a vivere, e quindi io posso avere anche questo tipo di contatti, oppure fino ad arrivare insomma a delle forme molto alte, energetiche, molto pure, come appunto angeli, maestri ascesi, o anche nostri fratelli di altre stelle, galassie. Quindi io sono, ho questa, mi sento anche privilegiata in questo senso, ma poi non sono l'unica, perché in realtà in questo risveglio in atto tutti possono comunicare, e possiamo appunto entrare in contatto chiunque, perché in realtà c'è solo un velo che ci separa da tutto questo, cioè riuscendo a superare questa barriera, fra virgolette, tutti siamo in contatto con tutto. E quindi si parla di questo famoso uno, e di essere appunto in comunione. E che posso dire ancora? No, io ti guardavo perché so che avete parlato appunto del controllo mentale, eccetera. Solo che appunto il controllo mentale può avvenire su vari piani, su varie forme, se vogliamo anche su un piano appunto astrale o di entità, no? Da questo punto di vista emerge, sappiamo, ci sono tanti nomi anche di ipnotisti famosi, no? O attraverso le regressioni, cioè magari il Chandler lo sente, no? Il controllo mentale, oddio, non tutti sono in grado di distinguerlo, cioè se c'è un'entità che può anche entrare in possesso e prendere il controllo, no? Della tua energia e del tuo stato mentale. Però si può verificare, in tante situazioni è stato verificato, no? Questa cosa attraverso proprio delle sessioni, no? Di ipnosi anche regressiva, e quindi anche questa è una forma di controllo attraverso delle entità. O ad esempio anche attraverso gli ipnotisti, cioè io devo dire che l'ipnosi è uno strumento molto potente, molto, molto utile, però allo stesso tempo adesso si sta diffondendo tanto anche in termini di corsi, di studio, di ricerche, però ci sono anche le persone che lo usano impropriamente e quindi fanno un controllo su altri, cioè entrano in possesso di questi strumenti, no? Di magnetismo anche, e poi li utilizzano per poter, cioè questo avviene su tutti i livelli, in realtà noi subiamo ipnosi continuamente, perché anche la pubblicità è una forma di ipnosi, i messaggi subliminali attraverso la musica, la TV, simboli, quindi in realtà ne siamo sottoposti da, cioè ogni cosa ha una sua frequenza, una sua energia, e quindi anche questo può essere una forma di ipnosi, anche attraverso i simboli, noi siamo tartassati da questo punto di vista. Non so, che altro vogliamo? Continuo io? No? No, stai dicendo delle cose molto belle e molto giuste, infatti
loro ci ipnotizzano anche attraverso tutti i social network, i media, anche attraverso la musica, attraverso i suoni. Ovviamente ci sono delle persone, essendo più sensibili, come anche te ci hai detto prima, che rilevano delle frequenze o entrano in determinate vibrazioni che altri non riescono ad entrare. Solo che alcune persone non ben definite, che potrebbero essere polizie segrete, agenzie deviate, usano queste forme di potere psichico, potere cerebrale, potere extrasensoriale per studiare determinate tecnologie di controllo e di manipolazione mentale. Loro però, prima di fare questo, ci buttano giù psicologicamente, perché ci fanno sembrare dei pazzi, malati di mente, schizofrenici, perché se ovviamente ti vai da una persona che dici: lo sai, io ho sentito una voce celestiale, loro dicono: ma che cosa dice questa persona? Molti non credono a queste argomentazioni. Invece tanti altri, che sono esperti e che magari hanno vissuto questa esperienza, possono confermare le tue teorie, le nostre teorie, anche da vittime del controllo mentale, vittime del controllo neurale. Sì, purtroppo è pure vero che nella televisione quello che ci fanno vedere fa parte tutto del controllo mentale. Sì, è vero questo, però se la tecnologia che viene anche utilizzata, per esempio attraverso le frequenze dei telefonini, le frequenze attraverso la corrente elettrica, perché le frequenze che vibrano il nostro corpo vibra attraverso la corrente dei 50 Hz e ci devasta praticamente i centri nervosi centrali. Infatti molte persone che durante la notte sentono dei suoni all'interno dei condotti uditivi o hanno allucinazioni visive, si risvegliano e si vedono in un mondo oppure in un sogno a realtà virtuale. Queste persone vengono definite magari malate di mente, pazze o schizofreniche, ma in realtà non sono così. Io volevo dire anche sempre quello che ci fanno sentire a noi sono sempre frequenze, vibrazioni che non corrispondono al nostro corpo, alla nostra persona. Ecco, questo volevo intendere. Quindi c'è questa manipolazione mentale proprio perché non è praticamente che possa fare un beneficio a noi, tutt'altra cosa invece. Allora, però Emiliano, io ci tengo a dire una cosa, che noi non siamo poi così indifesi, nel senso che va bene che ci sono dei poteri, mettiamolo così, anche terrestri, che appunto agiscono nei loro interessi operando questo controllo mentale, no? Come lei diceva, anche attraverso la TV, però non è una globalizzazione, però non è una globalizzazione di questo, cioè noi siamo un'altra parte molto potente a nostra volta. Infatti io invito sempre le persone poi a non spaventarsi, perché il loro gioco è anche questo, di spaventarci, ma noi abbiamo a nostra volta già con la consapevolezza di renderci conto di questo, già esserne consapevoli, cioè ci fa in qualche modo anche tutelare, difendere. Aspetta, scusa, finisco. Quindi non è che anche in TV non è che operano solo loro, quindi ci possono essere anche film invece molto istruttivi di crescita, e ne abbiamo tante prove, no? Anche Star Wars o Matrix, no? Per citarne alcuni. Perché non ci sono solo loro, ok? Io questo ci tengo a dirlo. E le frequenze, no? Anche le frequenze su cui opera, anche la musica, cioè anche gli Pink Floyd hanno fatto. No, non è vero, perché sennò noi diamo sempre più forza all'altra parte. No, aspetta, io non sto dando forza assolutamente, però purtroppo quello che ci trasmettono adesso è questo, a meno che tu come persona non vai a fare una tua ricerca, però la ricerca, se qualcuno non ti dà un input, non la fai, a meno che non sei magari te stesso che sei sensitivo, allora cominci a capire, a vedere le cose in una determinata maniera. È questo che voglio dire, ed è giusto. Quindi per noi fare anche queste interviste fanno parte proprio di informazione alla disinformazione che tutti i giorni noi stiamo subendo.
E questo sì. era il discorso che volevo fare. Sì, certo che c'è la parte buona, che c'è, questo lo riconosco. Sì, però è vero, tu dici no, ma è molto meno. Però aspetta un attimo, perché anche il pochi ma buoni, come si suol dire, proprio perché anche a livello di bilanciamento di frequenza, cioè la frequenza, mettiamola così, positiva. A me non piace tanto parlare di positivo e negativo, perché positivo e negativo sono entrambi necessari. La batteria non funziona se c'è il polo, non ci sono entrambi i poli, ok? Però per capirci, insomma, per dar forte anche pochi, però abbiamo poi, è come una goccia che poi quando cade comunque ha un'estensione di cerchi, ok? Che si emana, quindi non sminuiamo questa cosa. Ah, oppure quando tu, Emiliano, prima dicevi no, ti possono prendere per pazzo, cioè noi siamo infatti in un periodo in cui ci stiamo fra virgolette evolvendo, no? Cioè stiamo parlando del 2017, per certi aspetti è come se regredesse, sì, stessimo in regressione, perché quando anche vogliono usare la polizia, come tu dicevi, no, è il rischio, no, di dire ah, ma questa persona, come dire, sente le voci, la caccia alle streghe, no, che già c'è stata. Però anche lì, per dire, anche le stesse religioni entrano in contraddizioni se noi ci pensiamo bene, perché se tu mi fai pregare, cioè se io prego Dio, io sto comunicando, no? Cioè sto comunicando, quindi tu, cioè non solo io, una folla di risuona sensitiva che parla anche con altre forme di energia, no, aspetta, perché fin da piccolo tu mi hai insegnato a pregare e quindi a parlare con un padre, a parlare con un angelo, a parlare con un santo, che so io, quindi che cos'è? È una comunicazione, è un channeling. E quindi quando loro dicono ah, ma tu hai sentito, che ne so, stai parlando con l'angelo, con Gesù, ma scusami, è quello che in fondo mi insegnate ad entrare in contatto con loro. E quindi se Dio ti ascolta e Dio risponde, non è che lo fa soltanto invisibilmente. Poi ad esempio nel credo cattolico c'è, dice il Dio delle cose visibili e invisibili, lo recitano tutti i giorni a messa. Solo che quando tu parli del mondo invisibile ti prendono per pazza, cioè, o per pazzo. Ciao. Ciao. Ma come? È citato anche nel credo cattolico, il Dio delle cose visibili e invisibili. E poi quando sostieni che senti e credi in questo invisibile e comunichi con questo invisibile, sei un folle. È una contraddizione in termini. Infatti sappiamo poi, no, di Giovanna d'Arco, Messa a Rogo, Giordano Bruno, che so io, però ripeto, è proprio un'incoerenza di base, perché a maggior ragione che mi ha insegnato a pregare. Che cos'è la preghiera? Veramente una comunicazione, una forma potente. È una forma potente. Sì. E poi, no, per citare, perché appunto per chi ovviamente è credente, no, l'Apocalisse, per dire, no, l'Apocalisse ad esempio si citano i famosi 144.000, ma se tu li calcoli in base ad una popolazione universale, cioè scusami, non universale, planetaria, che cosa sono? 140, non sono niente. Eppure l'esempio che viene portato su un libro biblico, vabbè, in questo caso sono Vangeli, l'Apocalisse, cioè che cos'è? Che 144.000 persone salveranno il mondo. O l'esempio anche nell'Antico Testamento, cioè l'episodio che se troverò, oddio, in questo momento mi sfugge, però che se troverò anche solo un giusto, io salverò quel paese, cioè, quindi per questo è per dire a te che veramente è così forte la frequenza, la potenza di chi agisce contro anche queste forme di manipolazioni. Quindi noi siamo forti, cioè se ci crediamo veramente, cioè, queste frequenze sono talmente alte che in qualche modo assorbono le altre. E quindi io vorrei invitare le persone veramente a crederci in questa potenza dell'amore, in questa frequenza così alta, così elevata, che comunque possono fare quello che vogliono. Io dico, se loro stanno agendo in questi termini così di controllo, io mi dico, pensa quanto hanno paura di noi.
cioè da arrivare ad usare di tutto e di più. Cioè loro comunque devono ricorrere a questo, a noi invece ci basta, cioè anche da soli vibrare a certe frequenze senza nemmeno l'uso tecnologico, perché noi siamo delle torri, delle antenne, ognuno di noi è un'antenna, messi insieme poi, cioè abbiamo una potenza incredibile. Fondamentalmente la tecnologia è una forma di abbassamento di queste frequenze, no? Cioè voi ne avrete parlato ampiamente, e adesso mi viene da citare Gaspare Delama, che però sì, Gaspare Delama, no, che è stato uno di queste 20 persone che per 22 anni hanno avuto contatti con fratelli alieni, galattici, chiamali come ti pare, nel famoso caso Amicizia, alla sua conferenza ha detto appunto questa cosa appunto molto, molto bella, che appunto noi siamo veramente potenti, quindi cioè crediamoci, a me viene da dire questo, crediamoci veramente. Lui ha citato a un certo punto nella Fratellanza Bianca il fatto che c'è il simbolo, che è una specie di Tao, no? E a me è rimasta molto impressa questa cosa, che c'è il simbolo verticale, che è appunto questa, è l'uno, è l'essere, no? La connessione anche fra cielo e terra, e poi c'è questo asse sopra, che è come una bilancia, no? E pende fra la tecnologia, non fra bene e male, diceva Gaspar, no? Fra la tecnologia, incredibilmente, e ora non mi ricordo, la natura. Quindi più tu vai all'essenza, alla natura, e più tu sei elevato incredibilmente. Cioè la tecnologia è uno strumento utile anche a noi, cioè non è che lo neghiamo, potente, perché anche le razze aliene sono utilizzano la tecnologia, però l'hanno elevata nel loro utilizzo. E invece quello che stiamo subendo noi è il fatto di diventarne schiavi e vittime. Guarda quello che succede al Black Friday o a Sunday, perché l'hanno chiamato Black? Mica a caso, secondo me. Cioè la gente impazzisce per un discorso di consumismo, no? Di entrare in possesso di questi beni, soprattutto tecnologici, diciamocelo, che però perdono la loro funzione. Quindi cioè, devono essere degli strumenti a nostro supporto, e non invece che ne stiamo facendo il contrario, stiamo diventando noi schiavi e ci stiamo disumanizzando, questa è la verità. Quindi tutto sta a tornare sempre ad un contatto più vero con l'essenza e la natura. E quindi Gaspare diceva che ci sono dei popoli, tipo gli indigeni, tipo gli aborigeni, che sono più evoluti di noi fondamentalmente, perché loro infatti non esiste la delinquenza, non esiste la povertà, quindi fondamentalmente sono più in connessione di noi, cioè sono più in equilibrio con anche le leggi dell'universo di noi. Sì, infatti questo è vero. Però io credo anche, non dico che sia così, però anche Gaspare Delama dice che sentiva delle voci che gli dicevano alcune cose, addirittura cose che ancora dovevano accadere. Siccome molte vittime del controllo mentale sentono queste voci che gli dicono delle cose che devono ancora accadere, non dico che il caso sia simile o che sia correlato, ma molte manipolazioni e molte frequenze indotte all'interno del cervello fanno credere che noi siamo anche evoluti, che sensitivi, ma in realtà siamo vittime sottoposte a queste manipolazioni proprio per crearci questo disturbo, che diventa una scusa, una sorta di giustificazione alla manipolazione che noi subiamo in realtà. Però lui dice anche che questo è successo proprio perché non siamo uniti e abbiamo sentimenti che non contrastanti, ecco, in effetti, cioè in pratica quello che ha vissuto lui, in poche parole lui dice che tutto sommato è stata una cosa bella, però è anche stato un fallimento, ma loro sapevano che sarebbe andata così, proprio perché poi sono successe delle cose nel gruppo
in questa amicizia, che praticamente hanno cominciato ad avere invidia l'uno dell'altro, e questo non doveva succedere, quindi non c'è stata un'evoluzione. Poi loro sono andati via, comunque loro poi mano a mano con il tempo hanno percepito questo, hanno capito, e infatti Gaspare ce l'ha spiegato a noi. Quindi adesso noi tante cose le sappiamo, quindi tutte saperle gestire, e sentimentalmente soprattutto, ed essere più affettivi possibili. Ok? Sì, infatti noi facciamo questi studi e facciamo queste ricerche proprio per capire la reale situazione che noi stiamo subendo. Ovviamente ultimamente il controllo mentale si sta diffondendo a macchia d'olio in Italia, perché ho decine di persone che mi contattano e mi dicono proprio che vengono sottoposte a queste manipolazioni, attacchi con queste armi, e purtroppo non è più una patologia schizofrenica o un bipolarismo, ma qui sono proprio attacchi veri e propri per attestare queste frequenze sulla popolazione inerme, su queste persone che percepiscono in un certo senso frequenze extrasensoriali che interagiscono con queste tecnologie anche di controllo, manipolazione e spionaggio delle masse. Voglio dare un messaggio di speranza: non possono prevalere, non prevarranno. Sono d'accordo. E vi faccio un altro esempio: più sono fetenti e più se scavano la fossa. Ma non c'è da inventarsi niente, basta vedere la storia, no? Se il nazismo fosse stato meno stronzo, diciamo proprio le cose come stanno, meno crudele, meno fanatico, tipo che non so, il franchismo de Franco in Spagna, un'altra dittatura che è durata fino al 1979 e ancora va in Spagna e dicono che Franco è una brava persona, nonostante fosse un dittatore di destra, il nazismo sarebbe sopravvissuto a se stesso. Invece, siccome era fanatico, era crudele, era bestiale, è durato 20 anni, quando doveva durare un millennio secondo quello che pensavano Hitler e tutti gli altri. È la stessa cosa, questi controlli fetenti, più saranno, diciamo, bestiali, più saranno invasivi e più falliranno, più verranno neutralizzati dalla reazione, che è una reazione sempre spirituale, perché l'uomo è un essere spirituale, non è abbandonato a se stesso. E quindi, per quanto c'è tanta ignoranza, c'è tanto materialismo, c'è tanto condizionamento, che non è neanche tanto il MK Ultra, pensate cosa ha fatto in 20 anni la televisione trash di Berlusconi, di Maria De Filippi, del Grande Fratello, no? Una volta, mi ricordo quando ero bambino, c'era solo la Rai 1 e Rai 2, e che ti davano il pomeriggio la domenica i fratelli Camarazzoff, ti davano Charles Dickens in bianco e nero, cioè facevano un lavoro veramente culturale, e lì guardavano 20 milioni di persone, no? Che adesso che hanno una scelta e 4 milioni fanno il successo televisivo, perché ormai l'offerta è polverizzata e variegata. C'erano artisti veri. Possiamo sempre scegliere, per me. Certo, e poi alla fine sceglieremo, e chi è in grado di scegliere, sceglie. Esatto. D'altronde fa parte di un processo, come dire, di imbarbarimento che porterà al neorinascimento, se si creerà lo zoccolo duro di risveglio, che basta un 20-30%. Esatto. E le cose sono anche positive, basta vedere i bambini che nascono adesso, ci sono bambini diamante, bambini indaco, per cui anime vecchie che si incarnano hanno già, come dire, gli anticorpi per reggere a sto, diciamo, a sta in cultura mainstreaming che ci condiziona appunto con TV spazzatura, con competizione, con neoliberismo, con l'importante è fare i soldi e fare carriera e possedere il macchinone e avere l'oggettina stragnocca, se no sei uno sfigato, eccetera eccetera eccetera. Però, per cui ne vedremo delle belle, se no ci sarà il reset, se no ci sarà un bel casino, ma allora lì si salvi chi può, che vedevo dire. Comunque penso che la loro tecnologia che stanno usando contro di noi, alla fine gli si rivolterà tutto contro, perché noi adesso la stiamo usando come informazione, l'importante è informare le persone ed essere consapevoli di tutto quello che ci sta intorno e di quello che ci stanno facendo. Poi prenderemo atto di tutto ciò, l'importante è avere un buon numero di persone e poi vedremo quello che possiamo fare. Comunque noi abbiamo una coscienza, abbiamo, cioè, il potere è nelle nostre mani, nel senso che se uno non vuole vedere la TV spaziale la spegne. Io, c'è gente che non ha più la televisione, quindi smettiamo anche di vederci come delle vittime, perché è vero che ci sono tutte queste forme di controllo, però noi possiamo anche dire no,
Poi, ripeto, cioè, come ha detto Luigi, effettivamente è anche funzionale questo, tutto quello che accade, affinché appunto l'uomo si risvegli, prenda coscienza. Perché noi impariamo, ahimè, io lo dico sempre anche nelle conferenze, noi impariamo dei disastri. Quindi, quando mi chiedono, ah, però è necessario che avvengano queste cose, io dico sì, purtroppo sì, perché l'uomo non impara che se non da un certo tipo di lezioni, non vuole imparare col bene, non vuole imparare dall'amore. L'esempio di Gaspare De Lama, che tu hai detto, hanno fallito, ma hanno fallito perché? Perché sono venuti meno all'accordo sull'amore, perché l'amicizia era, l'amicizia che gli hanno chiesto gli alieni era proprio la forma dell'amore incondizionato, quindi ancora oltre, no? L'amicizia è ancora oltre un rapporto relazionale, no? Perché è proprio l'incondizionato, cioè l'amore incondizionato, e loro sono venuti meno creandosi le invidie fra loro, e quindi è venuto meno il caso, e i fratelli sono andati via e hanno chiuso questo rapporto, perché loro stessi hanno detto, abbiamo, stavamo inquinando queste frequenze. Quindi noi possiamo dire no, possiamo spegnere, possiamo non usare certi mezzi, cioè non siamo così inermi, perché a volte sembriamo così, non lo so, senza spina dorsale. Oh, ma tiriamola fuori questa spina dorsale, che ce l'abbiamo, uno. Poi voglio citare Michael, ok, San Michele, come volete, in cui un giorno mi disse, guarda che il male è, cioè il male sempre fra virgolette, è consentito, fa bada, non concesso, cioè nel senso che tutto questo avviene affinché veramente noi cresciamo. È come il bambino che se non impara che, se, che facendo certe azioni si fa male, quindi non lo ripeterà più, eviterà di farlo. Quindi ecco la luce, cioè, il bambino che tocca la fiamma, cioè solo toccando la fiamma si rende conto che si brucia, è scotta. E quindi noi impariamo così, non è necessariamente negativo. Vai, passo la parola a lui, che voleva dire. Guardate questa bella immagine, no? Adesso voi non lo potete vedere perché siamo in radio. Comunque ho messo un'immagine dove c'è un pacco di soldi, proprio saranno circa, posso, qualche milione di euro in banconote proprio, no? Noi dovremmo immaginare, vedendo una foto del genere, che istinti ci fa nascere tutta sta paccata dei soldi. È lì che sta il potere del mondo. Non è tanto perché c'è la BCE che crea il signoraggio, un signor Draghi che guadagna, poveretto, perché non è, per il lavoro che fa non è che guadagna tanto, 35.000 euro al mese. È più privilegiato un parlamentare repubblica, non fanno un cazzo, vi guadagnano 19.000 euro, quindi in proporzione è un poveraccio, quello sì che lavora veramente. Quindi è questo che dovremmo rifletterci, che sentimenti di avidità, di invidia, di falso benessere ci provoca una visione di questi pezzettini colorati, no? La prima cosa che viene in mente a tutti, che bello, smetterei di lavorare, e già non si capisce una cosa fondamentale, che il rapporto col lavoro non è un qualcosa che mi permette di avere un reddito, ma è qualcosa che mi crea un'utilità mia, personale, che mi inserisce in un sistema creativo, perché nessun lavoro è buono semplicemente perché ti fa guadagnare tanto, o non fai un cavolo perché sei un parassita tipo tanti statali o parastatali che scaldano l'ufficio e non fanno niente, dormono, giocano a solitario col computer. Non è così per tutti. No, ho detto tanti, non tutti, o pochi, quelli che sono, insomma. L'unico lavoro buono è un lavoro che piace, è un lavoro che ti soddisfa, che ti crea realizzazione, ma questo lo puoi fare solo se conosci te stesso. Se sei fuori da queste dinamiche spirituali di auto-osservazione, di introspezione, e sei, come dire, una capra, se capra sei, e poi troverai il pastore e il lupro che te sbranano, e il pastore che te munge e te scuoia e te tosa regolarmente, e alla fine te manda al macello. Quindi niente di nuovo sotto il sole. Tornando all'immagine dei soldi, vedi, come secondo me è un discorso di coscienza, perché io, osservando tutti quei soldi, ho pensato quanto anche bene potrei fare, no? Perché tutto alla fine è energia, ma bisogna vedere come la utilizzi questa energia, la puoi utilizzare nel bene o nel male, no? Facevamo prima l'esempio del coltello, c'è cioè chi ci ammazza e chi lo utilizza, non so, per cucinare, cioè, ci puoi fare tante di quelle cose, no? Tagliare pure la carta, per dire. Va bene, esatto, quindi qualsiasi cosa
cioè può avere un doppio utilizzo, e quindi sta a noi, alla nostra coscienza, capire come elevarci e quindi come nobilitare al meglio qualsiasi cosa noi pensiamo, facciamo, sentiamo. E detto questo, io farei un saluto generale a tutti e ringraziamo, grazie e un abbraccio a tutti, Cosmico. Grazie anche a te. Grazie. Cari amici, avete appena ascoltato il secondo evento Incontro Caffè del 2017 effettuato in zona Trastevere. Vi aspetto per gennaio 2018 per il nuovo evento Incontro Caffè. Ci saranno ospiti importanti, testimonianze del controllo mentale molto importanti, amici, conoscenti, ricercatori, studiosi, giornalisti. Un saluto a tutti, amici, da ricercatore indipendente Emiliano Babilonia.